siamo pronti in diretta per Grosseto Sport. Buon pomeriggio dallo stadio Carlo Zecchini. Siamo quasi pronti per cominciare l'incontro odierno fra FC Grosseto e Argentina. Sentite in sottofondo gli altoparlanti dello stadio comunale che diffondono la musica sull'ingresso in campo delle due squadre. Domenica 20 novembre, incontro di campionato del girone e di Serie D. Quindi questo pomeriggio andiamo a raccontarvi Grosseto Argentina. Andiamo fra qualche secondo con la lettura delle formazioni. Tredicesima giornata del girone di andata, un impegno sulla carta di bassa classifica per le due squadre in campo. Ovviamente il Grosseto, per motivi che sono tutti ben noti, deve recuperare posizioni e togliersi dalla zona playout della classifica. Le squadre sono schierate adesso al centro del campo con l'Argentina, la squadra di Armaditaggia, che veste una divisa in completo bianco e nero, quindi strisce verticali nere, maglia bianca, calzettoni e neri e calzettoni, mentre vediamo che le squadre stanno osservando un attimo di silenzio. C'è un attimo di raccoglimento per quanto riguarda prima dell'inizio della partita, con la lettura da parte dello speaker del messaggio sulla giornata contro la violenza sulle donne. Le due squadre, stiamo dicendo, sono disposte al centro del centrocampo. Grosseto in maglia completamente rossa, abbiamo quindi da ingannare qualche istante ancora mentre viene letto l'annuncio da parte dello speaker. Quindi andiamo a procedere con le formazioni. Quindi per voi che siete collegati, andiamo a leggere le formazioni. Grosseto in formazione ampiamente rimaneggiata, ne affronteremo a lungo le motivazioni, partendo con il numero 1 Alberto Iglio fra i pali, il numero 2 Giuseppe Gargiulo, numero 3 Federico Guidotti, numero 4 Francesco Marianeschi, numero 5 Pietro Del Duca, numero 6 Daniele Rosania, numero 7 Gianluca Draghetti, numero 8 Andrea Fagnoni, e l'esordio da titolare per il classe 99 direttamente dalla Juniores allenata da Pifini in campo Gianluca. Dopo Gianluca Draghetti avevamo detto numero 8 Andrea Fagnoni, numero 9 Vito Falconieri, numero 10 Giancarlo Lisai, numero 11 Davide Sinigaglia. Mentre si perde tempo ancora, manca qualche istante prima del calcio d'inizio, le squadre si stanno disponendo in campo soltanto adesso. Andiamo a leggere anche la formazione dell'Argentina. La squadra ligure si presenta con numero 1 Manis, numero 2 Garattoni, numero 3 Sorin, numero 4 Bregliano, numero 5 Toss, numero 6 Castaldo, numero 7 Diallo, numero 8 Colantonio, numero 9 Lobosco, numero 10 Acampora, numero 11 Piras. Mi scuso se c'è del sottofondo musicale molto rumoroso, ma si indugia dal gabbiotto dello stadio su musica tecno mentre le formazioni sono pronte in campo. Quindi ora adesso va a sfumare la musica, quindi l'arbitro può far cominciare l'incontro, anche perché è tutto pronto qua. Carlo Zecchini batterà il Grosseto. Nel frattempo andiamo a leggere anche la composizione delle panchine. Allora, il Grosseto in panchina porta il numero 12 Matteo, scusate un lapsus. Allora, con il numero 12 c'è Mattia Lanzano, quindi, come avrete potuto leggere anche sui social e sui giornali, c'è la rinuncia a portare il 98 Cancelli, una rinuncia che è cascata tra squalifiche e quant'altro, ha portato Mister San a schierare in campo un 99. L'esordio per la prima volta, è partito l'incontro qua allo stadio Zecchini. Da 20 secondi Grosseto e Argentina sono sullo 0-0. Leggo rapidamente la panchina, che poi devo introdurvi ovviamente un ospite, ma più che un ospite, insomma un appuntamento fisso delle nostre trasmissioni. Quindi c'è Lanzano che ha giocato la Coppa e sta in panchina, con lui a disposizione di Mister Sanna Sbardella, Vecchi, Maiuri, Mancianti, Lopez, leggo tutti i giocatori molto giovani, Lombardi, Fanciulli e Cristaldi. Fanciulli, pure se è 97, è un giocatore che possiamo
fa dire che fa parte ancora della Juniores. Allora io passo la linea subito con un primo commento a Yuri Gargani. Yuri, che è qui come oggi, partita importante non solo per la classifica, si parla molto anche della situazione che si sta evolvendo attorno al Grosseto. Questa è l'ultima gara prima dell'apertura poi del mercato di dicembre. Ciao Yuri. Ciao a tutti, buonasera. Sì, la situazione societaria che si riflette inevitabilmente su quelle che sono le vicende giocate. Hai già inserito una delle novità odierne, cioè la rinuncia a portare anche in panchina il 98 Cancelli, probabilmente considerato uno degli anelli deboli, no, del Grosseto d'inizio stagione. E soprattutto la notizia che fa più clamore, non so se hai fatto un tempo ad introdurla, è no, assolutamente no, quindi puoi andare. È quella delle dimissioni del direttore del marketing e della comunicazione, in realtà era il direttore generale del Grosseto, Paolo Iapaolo, che ricordiamo è stato colui il quale insieme a Mirri ha convinto nell'estate del 2015 Pincione e i suoi soci di allora di venire a investire qui in Maremma. Iapaolo era l'uomo di fiducia per eccellenza di Pincione, al quale era legato anche da un'amicizia ultra decennale. Pertanto ecco, un segnale forte, e questo fa capire che insomma la situazione è tutt'altro che serena in casa biancorossa. E il mercato, ahi noi. C'è un cross dalla destra del terzino, esce male il portiere dell'Arma. Conclusione di Lisai con i pugni. Prima occasione del Grosseto, Lisai da fuori area. Al terzo minuto di gioco con i pugni Manis, che ha abbozzato un'uscita un po' timida, però sul cross di Gargiulo. Quindi prima occasione del Grosseto, poi si riprenderà con una rimessa dal fondo sulla respinta del portiere, quindi non si è sviluppata l'occasione. Dopo 3 minuti di gioco Grosseto e Argentina sono sullo 0-0. Dicevo appunto che questo mercato probabilmente porterà uno stravolgimento, a meno che il presidente Pincione non riesca a convincere i giocatori che vogliono andare via. C'è stata la promessa che libererà chiunque voglia andare via, sulla carta è così, nei fatti poi vedremo se sarà effettivamente in questa maniera. Ci sono tante richieste per giocatori importanti, il Grosseto ne ha molti, ricordiamo insomma gente come Lisai, come De Martis, come Vecchi, come Sbardella, come Draghetti, come Falconieri, come Sinigalli e così via dicendo, fanno sicuramente gola a tante società pronte a tuffarsi su questi atleti nel caso in cui dovessero riuscire a svincolarsi o nel caso in cui volessero andare via. Sappiamo insomma che ci sono dei problemi, ormai non si possono più nascondere, e ci attendiamo qualcosa di importante anche nel pomeriggio in conferenza stampa da parte di Mister Zanna, che ha detto che parlerà anche di mercato, vedremo quello che dirà. Certo, ovviamente risultato qui allo Stadio Zecchini, quarto minuto di gioco passato, Grosseto e Argentina sono sullo 0-0. Sinceramente io di conferenze stampa ne ho viste anche abbastanza, sono già più di 10 anni che faccio questo lavoro. Conferenze stampa che si annunciano scoppiettanti, poi solitamente si tramutano in cose assolutamente risibili. C'è un'occasione per l'Argentina sulla sinistra, mette al centro il numero 11 Piras, che era stato messo in gioco probabilmente da un errore, da un rimpallo difensivo della difesa del Grosseto. Non succede assolutamente nulla, perché poi c'è l'assistente che ha praticamente segnalato che la palla è finita oltre la linea di fondo, quindi come dici te Yuri, si tratta di rimessa dal fondo. Io dicevo, le conferenze stampa importanti non è che si annunciano, probabilmente è forse, se dal mio punto di vista, l'ultimissimo avvertimento che questa squadra manda alla società. Penso che sia questo l'unico scopo. Una squadra che per il momento non ha mai scoperto quali sono i suoi problemi interni, e probabilmente, noi abbiamo parlato, sono molto simili, o comunque è accomunato questo, per esempio, dalla situazione che abbiamo raccontato l'altra settimana di Viareggio. Per certi versi si vive una situazione per molti versi parallela. Vedremo cosa verrà detto oggi pomeriggio. Proveremo, anche se non abbiamo l'accesso alla zona stampa, proveremo comunque a raccontarvi tutto quello che succede
anche attorno alla formazione biancorossa. C'è una fuga sulla destra adesso, vediamo, di Falconieri col cross al centro, prova il colpo dello Scorpione, Sinigaglia, quindi un colpo di tappa a cercare la porta, spalle alla porta. Allora io e Yuri per il momento possiamo dire che tanto c'è il primo angolo, io vi saluto temporaneamente e poi ci aggiorniamo a breve. Possiamo dire che oggi sarà una giornata importante. Ringrazio Yuri Galgani che resta qui con noi, più avanti avremo ulteriori interventi. Primo calcio d'angolo per il Grosseto, risultato di 0-0 al sesto minuto di gioco, 6 minuti e 15 secondi in questo istante. Calcio d'angolo dalla parte lontana rispetto alla nostra postazione, quindi sotto il tabellone luminoso. Grosseto e Argentina sono fermi sullo 0-0, Argentina che per il momento sembra un po' patire l'iniziativa del Grosseto, solito schema, cercare la battuta fuori dall'area di rigore, si coordina al tiro il solito Marianeschi, questa volta con la testa, un giocatore dell'arma della squadra di Arma di Taggia si oppone, la conclusione era un po' sporca, quindi recupera palla il Grosseto. Grosseto che in questi primi minuti di gioco assolutamente in controllo dell'incontro, non sta spingendo eccessivamente, comunque l'Argentina si preoccupa soltanto di difendere, difficile anche vedere i numeri delle maglie degli avversari del Grosseto quest'oggi, mentre c'è il secondo calcio d'angolo a favore del Grosseto. La colorazione rossa sulla maglia a strisce bianco-nera rende praticamente illeggibile i numeri della formazione ospite, quindi mi sentirete dire molte volte gli avversari, quando non riuscirò a individuare il numero di maglia del giocatore. 13ª giornata di campionato, quindi in attesa di conoscere se ci sarà il solito colpo di scena in stile bianco-rosso anche questa settimana. Vi raccontiamo, credo sia sempre il secondo calcio d'angolo che viene ribattuto dal Grosseto. Allora stoppa un pallone addirittura il numero 6 Rosania quasi in area piccola, poi sventa la difesa ospite. Marianeschi dal limite calcia ancora, tenta una conclusione di destra a giro, molto difficile l'esecuzione, la palla finisce sul fondo senza creare particolari pericoli. Ricordo che siamo in diretta su Spreaker, ci potete seguire anche con la chat che abbiamo a disposizione, la trasmissione che viene streamata credo anche questa settimana potrete trovarla disponibile anche sul nostro canale YouTube che è Grosseto Sport 1, ovviamente poi per tutti gli aggiornamenti in diretta anche su GSTV da oggi GSTV. Ecco, a proposito, abbiamo anche una novità, ora mi dice Yuri Galgani che da oggi il canale YouTube si chiama GSTV GSTV tutto maiuscolo, comunque l'indirizzo è il solito, è lo stesso su cui siete praticamente ho cercato tra i canali di YouTube, poi nel corso della trasmissione vi daremo anche con più calma tutte quante le indicazioni. Ok, rientriamo in cronaca rapidamente, 8 minuti e 40 secondi Grosseto, errore del portiere del Grosseto che si rifugia in calcio d'angolo. Iglio aveva stoppato il pallone, però la palla gli si è piantata praticamente sul terreno di gioco mentre lui stava cercando di scattare verso la sinistra per rinviare, recupera calciando sul fondo il pallone, il portiere praticamente non ha effettuato uno stop a inseguire, ha praticamente piantato la palla sul terreno di gioco, quindi è rimasta lì in bella mostra, stava per sopraggiungere un attaccante dell'Argentina, ha recuperato calciando la palla sul fondo rapidamente il portiere del Grosseto. Calcio d'angolo per gli ospiti che va sul secondo palo, esce Iglio tranquillamente che blocca, poi si getta a terra in due tempi, quindi piccolo brivido, possiamo dire che non è nemmeno una vera e propria occasione da gol per gli ospiti, comunque un piccolissimo brivido che corre il Grosseto, 9 minuti e 40, 0-0, ne ricordiamo la prima e unica occasione al terzo minuto di Visai, calciato da fuori area. Quindi la parata coi pugni del portiere Manis. 13ª giornata di campionato, quindi siamo oramai nel vivo della gara, sono passati i primi 10 minuti di gioco, risultato di 0-0, andiamo a leggere il programma della giornata.
che gare iniziate alle 14.30 sono Fezzanese e Viareggio, Ghivizzano, Ponzacco, Grosseto Argentina, Livorno, Sporting Greco, Real Forte Querceta, Massese, Savona finale Ligure, Sestri Levante, Montemurlo, Montecatini, Lavagnese, mentre comincia alle 15, quindi fra poco più di un quarto d'ora, l'incontro clou della giornata fra Sanremo e Gavorrano. Occasione per l'Argentina col colpo di testa, se non vado errato, di Acampora, cross dalla destra, Acampora che però viene spintonato dai difensori del Grosseto, quindi arriva in precario equilibrio su questo cross dalla destra, ci mette la testa, la palla schizza alta oltre la traversa senza creare problemi ad Alberto Ilio, che è già pronto per rimettere il pallone in gioco. Quindi prima azione manovrata dell'Argentina, undicesimo minuto di gioco, questa incursione sulla destra, il cross per il centro dell'area di rigore. La deviazione di testa dovrebbe essere stata di Acampora, anche perché è veramente difficile leggere i numeri sulla maglia della formazione ligure. Adesso recupera palla l'Argentina, c'è un fallo da Tergo su Lo Bosco. Comunque siamo all'interno del cerchio di centrocampo, era uscito in pressione del Duca. 0-0, 11 minuti e 45 secondi di gioco. Ma vedere anche quello che è il programma dell'Eccellenza. L'Eccellenza quest'oggi propone uno scontro abbastanza sulla carta semplice per il Roselle che insegue la vetta con un punto di ritardo nel girone A. Il Roselle è impegnato questo pomeriggio contro il Ponte Buggianese. Il primo parziale che possiamo darvi è del risultato di 0-0, mentre qui allo stadio Zecchini prova adesso a tirar fuori un po' il naso dopo i primi minuti passati dietro l'Argentina, che attacca sulla sinistra, va il cross terzino molto basso, però il cross di Sorin, quindi respinge Del Duca, quindi arretra leggermente adesso il raggio d'azione il Grosseto. Vediamo come si sviluppa questa azione sulla sinistra. Sorin si getta in mezzo a due giocatori, dai e vai con il numero 11 Piras, azione però piuttosto ingarbugliata, troppi rimpalli, poi alla fine c'è il fallo a favore del Grosseto, quindi Piras ha commesso fallo cercando di impossessarsi della palla con un rimpallo, quindi azione che si perde. Quindi oggi pomeriggio vediamo questo Grosseto in versione molto rimaneggiata, ricordiamo le tante assenze, assenze per infortunio e assenze per squalifica, e forse assenze anche per altri motivi. Dunque, oltre alla rinuncia al 98 Cancelli, mentre c'è un errore in disimpegno di Rosania, però copre bene la difesa Iglio con i piedi, va a calciare lungo con il sinistro il portiere del Grosseto, anche questa volta si era allungato leggermente il pallone. Gugni del poco pubblico presente allo Zecchini, risultato sempre di 0-0, 14 minuti di gioco, si è calato leggermente il Grosseto, quantomeno come predominio territoriale. Dunque dicevamo, manca Cancelli fra i pali, una scelta tecnica ormai operata da diverso tempo, sorprende che non sia nemmeno in panchina, volendo o non volendo un 98 può sempre tornare utile. Ricordiamo che sono tutti fuori i 98 quelli, possiamo dire, ingaggiati in estate, ovvero i giocatori sul quale è stato fatto realmente mercato. Quelli presenti sono giocatori della Juniores, quindi giocatori alla primissima esperienza, anche se molti degli under di quest'anno del Grosseto non si poteva dire che fossero di primissimo piano. Io personalmente non ho mai trovato entusiasmante il mercato estivo, ma da qui per esempio a rinunciare a un giocatore come Cancelli classe 98 significa che c'è molta fiducia negli under, oppure ci sono anche diverse difficoltà nell'allestire l'impianto di squadra. Ricordiamo, Benucci ormai è fuori da tempo, io leggo anche i nostri colleghi della carta stampata, sembra che Benucci sia rientrato dal prestito, quindi probabilmente non tornerà nemmeno a Grosseto per curarsi, detiene il cartellino del giovane 98 che fece qualche apparizione discreta qua allo Zecchini l'Arezzo, quindi probabilmente non sarà più a disposizione. C'è la squalifica di Cicco, che è stato espulso per proteste la scorsa settimana. C'è ancora l'indisponibilità per esempio invece di un giocatore 97 come Navas, che ha su
sul gruppone a 3 giornate di squalifica. L'assenza di De Martis e di Casini invece è dovuta alla somma di ammonizioni raggiunte, quindi la squalifica per un turno per somma di ammonizioni, quindi c'è la difficoltà di Sana per allestire una squadra quest'oggi che rispetti le quote. Infatti abbiamo sentito molti giovani della Juniores, l'esordio da titolare in campionato per Fagnoni, ma in panchina sono Maiuri, Mancianti, Lopez, lo stesso Fanciulli che magari è un pochino più conosciuto, anche perché è un giocatore un po' più grande di età, con un 97, insomma un Grosseto volendo o non volendo linea verde. Attacca l'Argentina con questa azione dalla sinistra di Acampora, però c'è il posizione irregolare ravvisata dal secondo assistente, la signora o signorina Laura Cordani di Piacenza, che alza la bandierina, quindi azione che viene inficiata, quindi si riparte con una punizione per il Grosseto. Grosseto che quest'oggi propone in attacco, se vado errato, Sinigaglia come, no scusate, Falconieri come punta più avanzata, con Sinigaglia leggermente arretrato. Non c'è Cristaldi, che a lungo ha fatto in questa fase di stagione la prima punta nella squadra di Sanna. 0-0 risultato, 16 minuti e 30 secondi di gioco qua allo Zecchini, quindi dopo una primissima parte di gara promettente, il Grosseto adesso sta trovando un po' di difficoltà di manovra. Io chiedo anche un attimo di pausa anche per vedere un po', chiedo a Iuri, visto che è qui con me, visto che non ci sono nemmeno tantissime azioni, anche l'assetto tattico un po' di questo Grosseto di oggi, Iuri, con la collocazione un po' del giovane Fagnoni, se non sbaglio, a centrocampo, insomma com'è assestata oggi questa squadra, questo Grosseto? Secondo me ha voluto sorprenderci, anche ieri aveva detto in conferenza stampa mister Sanna di non avere delle idee chiare, l'unica cosa certa era l'impiego dal primo minuto, senza sapere esattamente in quale zona del campo, di uno tra Lopez e Fagnoni. In questo momento c'è il terzo corner, il Grosseto lo batte con Sinigaglia, che oggi è anche il capitano, cross dalla sinistra e la retroguardia ligure, la retroguardia Taggiasca, se non sbaglio, sì, dici allontana, bene. Allontana senza grandi affanni. Devo dire che abbiamo avuto modo di osservare l'Argentina a Gavorrano e in quel frangente gli ospiti si sono fatti non solo rimontare ma battere da un Gavorrano strepitoso, il miglior Gavorrano della stagione, in inferiorità numerica. Quindi veniva da una serie positiva con delle vittorie esterne in quel frangente in Maremma a Gavorrano, e in quell'occasione l'Argentina poi ha perso e ora effettivamente è un po' in crisi di risultati. Ha fatto, mi sembra, 2 punti nelle ultime 3 partite, se non sbaglio, se non ricordo male, e in ogni caso è una squadra da prendere con le molle. È allenata da mister Ascoli, una persona molto preparata, molto seria, oggi è sostituito in panchina dal suo vice Eros Litardi. Questo è il motivo per cui oggi non c'è Nicola Ascoli in panchina, credo che sia squalificato, insomma, del quale poi abbiamo proposto un'intervista sul nostro portale. Sì, riprendendo quella realtà offertaci dagli amici di Riviera Sport, con cui abbiamo un rapporto di stretta collaborazione, pertanto insomma è stato un modo anche per capire che la percezione che si ha della crisi societaria grossetana in realtà è ben oltre i confini provinciali, visto che il mister in questione, Ascoli, ha fatto presente che la squadra in realtà del Grosseto è forte, ma ha qualche problema societario che secondo lui in realtà in questo frangente potrebbe essere un motivo per il quale la squadra, i giocatori, che molti dei quali sono appetiti, come abbiamo detto, da altri club, per mettersi in mostra in vista del mercato autunnale, il mercato di riparazione. Allora, vediamo questa ripartenza del Grosseto alla sinistra. Io ringrazio Iuri Galgani. Dunque, perdo un po' di tempo però a Falconieri, che deve tornare sui suoi passi per controllare il pallone. 19 minuti e 50 secondi di gioco al Carlo Zecchini, risultato è di 0-0. Nel frattempo non è successo praticamente nulla. Il Grosseto aveva provato questa azione sulla sinistra, quindi Falconieri però lanciato proprio sulla corsia di destra, poi ha dovuto ritornare sui suoi passi per controllare questa palla lunga.
si è persa l'occasione per il Grosseto. Risultato di 0-0, 20 minuti passati del primo tempo. Con noi c'è anche Luca Ginanneschi, io lo saluto, buon pomeriggio Luca. Buon pomeriggio anche a voi. Allora, siamo qui in questa giornata che si preannuncia campale, si preannunciano tantissime cose. Primo tempo iniziato da 20 minuti, 10 minuti di Grosseto, poi si è visto poco altro. Infatti noi stiamo con Galgani affrontando un po' diverse tematiche di questa gara. Per il momento mi sembra che il Grosseto un campo sì, stia provando a fare la partita, sia il solito Grosseto che ha qualche fiammata e poco altro, vero? Intanto dobbiamo anche segnalare che è l'ennesima formazione che cambia, nel senso che anche oggi abbiamo giocatori nuovi in campo, abbiamo credo il debutto anche di un ragazzo 99 di Fagnoni. Sì, è il debutto per lo Juniors. Ora anche questo è un dato così che voglio segnalare, ci sono ben 5 ragazzi che provengono dal vivaio nella rosa, tra panchina e campo, appunto, come della rosa intesa nella lista dei 18 che oggi sono scesi in campo. Da segnalare un po' la scomparsa degli under che invece erano stati acquisiti sul mercato, un segnale che io ritengo, diciamo, in alcune situazioni potrebbe essere un segnale positivo, no? Cioè si sta investendo su quelli che sono i ragazzi che provengono dal vivaio. In realtà il dubbio è che si stia cercando di tamponare le difficoltà di organico di altro genere. Questo non va sicuramente a discapito di quelle che potrebbero essere le potenzialità, le qualità dei ragazzi inseriti nei 18, però è quantomeno strano che il ragazzo. C'è l'Argentina sulla sinistra, vediamo, c'era questa occasione che, scusa, ti interrompo, sì, perché vai. C'è stato un inserimento con una palla fornita da Campora, però si alza la bandierina ancora della seconda assistente, quindi azione interrotta. Prosegui pure. Volevo proseguire dicendo che praticamente di questi ragazzi che hanno un po' di esperienza c'è Fanciulli, che ha comunque, ricordiamolo, esordito in Serie B con un gol nell'ultima partita di Serie B del Grosseto, che vinse qui allo Zecchini 4-3. Poi per il resto abbiamo Lopez, che è un giovane attaccante, ma viene di fatto dall'anno scorso dal Siena, quindi un, diciamo, un ritorno indietro perché lui, ricordiamo, perché è un prodotto locale, è un prodotto locale, nasce con Invitta, conosco molto bene il ragazzo, ma io credo che in questo poi il resto possiamo contare delle buone apparizioni per realtà che sono state fino a ieri provinciali. Io credo che in questo si denoti un po' le difficoltà che no, si parla ormai da settimane. C'è una punizione per l'Argentina, sul secondo fallo c'è stata una spinta su Rosania, quindi calcio di punizione a favore del Grosseto, quindi un calcio di punizione battuto da Campora, però azione fermata per fallo in fase offensiva. Quindi ecco, diciamo, questa è una nota a margine, no, dell'incontro, di quello che stiamo vedendo in campo, però credo che sia significativo, perché credo che i tifosi in questo momento siano orientati molto più a cercare di capire quelle che sono le prospettive in termini, diciamo, di futuro per quello che è l'aspetto della società, della squadra e di quelle che possono essere le evoluzioni nei prossimi periodi. Al di là di questo poi vediamo in campo un Grosseto che, come sempre, come dicevi anche te, nei primi 10 minuti ha cercato così la zampata per mettere subito in diciamo l'incontro dalla sua parte. Devo dire che l'Argentina fino a questo momento ha fatto veramente vedere una buona organizzazione di gioco, si difende con molta compostezza, una squadra che fa delle ripartenze forse l'arma letale, e proprio su questo credo che Grosseto dovrà stare attento, perché come abbiamo visto anche poc'anzi, un paio di occasioni, un paio di incursioni, insomma, riescono ad essere effettivamente incisivi. Una squadra che dimostra di essere calata molto bene nella categoria, e è un Grosseto che forse è alla ricerca ancora di se stesso.
E oggi è una partita molto importante, almeno per quanto riguarda la classifica. Ricordiamo che l'Argentina ha pochi punti, un paio di punti in più del Grosseto, quindi vincendo oggi scavalcherebbe l'avversario odierno, la formazione biancorossa, si toglierebbe un po' dalla zona playout. Falconieri calcia di sinistra, una palla un po' strozzata che termina sul fondo a destra. Allora io ringrazio Luca Ginanneschi per il momento, poi probabilmente faremo degli interventi successivamente. Grazie Luca. Io poi ritornerò anche sulla questione suicidaria più di una volta, anche per esempio oggi si parla, si dicono tantissime cose, si raccontano tante storie, probabilmente sentiremo qualche cosa nel pomeriggio, nella conferenza stampa. Ci credo molto poco, perché chi annuncia le conferenze stampa solitamente lo fa per altri motivi e soprattutto non dice qual è il motivo del in oggetto dell'incontro. Volendo essere, diciamo così, ancora più dietro le quinte, per esempio oggi parlando con un altro collega ha fatto presente che c'è in atto una riorganizzazione societaria. Abbiamo sentito Yuri Gagarin, ci ha parlato delle dimissioni di Paolo Iapaolo, più che uomo di fiducia del presidente Vincione, proprio un amico fraterno, quasi imparentato direi con il massimo presidente, comunque con l'azionista di riferimento dell'FC Grosseto. Per esempio oggi pomeriggio, stamani mattina, scusate, parlando con un collega, per esempio, mi è stato illustrato il progetto che vedrebbe, per esempio, per rinforzare la situazione del Grosseto, una partnership con la Fiorentina, che dovrebbe fare del Grosseto una specie di squadra satellite. Anche queste sono informazioni che mi sono arrivate. Potrebbe anche darsi che sia questo il motivo della conferenza stampa, credo proprio di no, perché la situazione che invece andiamo raccontando su questo sport da diverse settimane sono legate soprattutto alla sopravvivenza della società stessa, della squadra, alle difficoltà logistiche, nelle rassicurazioni che chiedono gli atleti. Adesso Falconieri recupera un pallone sulla destra, si getta nell'area di rigore, poi va a calciare col sinistro, però quando al centro c'era la possibilità magari di servire Sinigaglia. Per esempio Yuri Galgani precedentemente ha raccontato di alcuni giocatori che hanno offerte importanti. Io aggiungo che tra i molti che hanno offerte importanti, quasi tutti sono i giocatori sardi della scorsa stagione. Rispulciando un pochino sui comunicati, ho visto che la CAE, per esempio, il 9 di novembre ha deliberato i rimborsi degli stipendi spettanti anche a giocatori come Casini, Misai, De Martis, che avanzano stipendi anche dalla scorsa stagione da parte della Torres, la società di capitani che è passata di mano. Quindi sono giocatori del Grosseto attualmente che non ricevono stipendio già dalla scorsa stagione. Calcio d'angolo tanto in questo momento per l'Argentina, esce Iglio a mani aperte, viene ostacolato dagli avversari e calcio di punizione a favore del Grosseto. Quindi ricordando per esempio che la situazione di alcuni di questi tesserati, tanto c'è Yuri qui con me, ne possiamo qua interagire direttamente. Io ricordavo, guardando magari una notizia che non si riporta molto spesso, anche delle decisioni della CAI, della Commissione Accordi Economici, a novembre ha deliberato circa 13.000 euro di rimborso che spettano ancora per esempio a De Martis, a Casini, a altrettanti, insomma, a Lisai. Sono giocatori che un totale di 150.000 euro circa, se non erro, per quello riguarda la Torres. No, ma io sottolineerei più che altro, stavo ascoltando con attenzione, certo, c'è un fallo sul settore Sisa, c'è sicura ammonizione per il terzino mancino del Grosseto che risponde al nome di Federico Guidotti, cartellino giallo, perché Guidotti è entrato in teca e scivolato con un avversario disposto che gli dava le spalle, quindi con un intervento pericoloso, anche se non ha avuto una conseguenza grave, però un intervento pericoloso in teca e scivolato con la possibilità di far molto male all'esterno dell'Argentina. Cartellino giallo, il primo cartellino giallo dell'incontro. Ricordiamo che il risultato qua allo stadio Carlo Zecchini è di 0-0 fra Grosseto e Argentina, la squadra di Arma di Taggia. Ritorniamo un attimo un po' sul discorso, anche perché stavo
stavo raccontando con Yuri Gargani che alcuni dei giocatori che attualmente hanno difficoltà a Grosseto già non percepivano lo stipendio la scorsa stagione a Sassari, quindi sì, certo. La CAE ha disposto che vengano pagati gli emolumenti anche per i giocatori sardi. Dubito che riusciranno a vedere quanto spetta loro, perché la Torres, sai bene che ha cambiato società, è in una situazione di classifica direi disperata già adesso, e soprattutto si prospetta, contrariamente a quello che anche alcuni nostri colleghi disinformati, sottolineo io, hanno sempre detto a difesa dell'operato della società biancorossa in questo caso, che non ci sarebbero stati, non ci sarebbero punti di penalizzazione nel caso in cui la società di Lega Pro di Serie D brutto retropassaggio di Rosania che mette in difficoltà un attimo Iglio, il quale recupera col sinistro e rilancia. Vai. Dicevo, in realtà sappiamo perfettamente che non è come è stato raccontato, è proprio come abbiamo sempre illustrato noi di Grosseto Sport, cioè i punti di penalizzazione vengono combinati, e come quando le società che hanno dei contratti depositati, come nel caso dell'FC Grosseto, della Torres, non vengono rispettati. Pertanto la Torres è stata condannata al pagamento, ha 30 giorni di tempo entro i quali deve saldare quanto dovuto, le spettanze agli ex tesserati, diciamo, deve depositare sul conto la cifra pattuita dalla sentenza della CAE, deve darne comunicazione immediata, Lega Nazionale Diretta, darne prova certa. Chiaramente in mancanza di ciò, dal 31esimo giorno poi scattano sanzioni economiche nonché penalizzazioni, quindi che vanno nell'ordine di almeno un punto per ogni vertenza, sì, chiamiamola, sì, vertenza, sì, perché certo, purtroppo è un tesserato, anche certamente un giocatore, un dirigente, chiunque. Detto ciò, il Grosseto ha già... Perché le vertenze erano 5. 5 vertenze, ricordiamo, i fratelli Palumbo, Ungaro, Olivieri, ora il quinto in questo momento... Bailon. E Carlo Bailon, esattamente. Ora, a breve ci saranno gli altri ex tesserati biancorossi, e quindi, come prevedibile, la CAE condannerà, vedrete, la società al pagamento. Dopodiché la società che farà? Probabilmente chiederà nuovamente ricorso, ricordiamo questa è la commissione vertenza della FIGC, che però si esprimerà comunque sulla legittimità, esatto, o meno, perché in realtà è inappellabile la sentenza della CAE dal punto di vista proprio delle sanzioni, perché di fatto è un vero e proprio arbitrato che viene richiesto. Comunque, detto ciò, c'è questa possibilità di ricorrere alla commissione vertenze economiche fa parte della FIGC, quindi è un organo comunque sempre federale. È un po' una cassazione in qualche modo, diciamo così, impropriamente della giustizia sportiva a livello proprio di FIGC. Detto ciò, c'è da considerare che il Grosseto non solo... Conclusione del numero 7 del Grosseto. Tiro di Draghetti col sinistro, la palla però spiove alla sinistra di Manis, che non tenta nemmeno di gettarsi, insomma vede che la palla è fuori misura, quindi 32esimo minuto, risultato di 0-0 fra Grosseto ed Argentina. Dicevamo che non solo ci sono i problemi dei 46.000 euro più le spese legali che in questo momento il Grosseto dovrebbe versare agli ex 5 tesserati, ma poi ci sono tutte le altre problematiche di cui siamo al corrente e che ormai sono note. La più incombente, secondo me, è quella del 7 di dicembre, che vedrà contrapposto l'FC Grosseto al Comune di Grosseto, che chiede lo sfratto esecutivo della società biancorossa dallo Zecchini, dove è stata costituita la sede societaria. E non solo, quindi il Comune chiede l'esproprio, no? Lo sfratto del club biancorosso dalla sede, ma anche chiederà al giudice di riappropriarsi. Conclusione dalla distanza del numero 10, se non vado errato, a Campora, su questa palla spiovente dalle retrovie, il tiro di prima intenzione però fa parato senza difficoltà da Iglio al 33esimo minuto e 50 secondi di gioco, sempre 0-0 fra Grosseto e Argentina. Dicevo che è chiaro, no, che è una situazione tutt'altro che semplice, e il Comune proverà a riavere indietro sia lo Zecchini che il campo di allenamento. Se ciò dovesse avvenire, ti lascio immaginare che confusione si creerà.
Allora, io ringrazio Yuri anche per questo quadro generale, un po' più completo sulla situazione del Grosseto. Speriamo che questo pomeriggio ci siano notizie, quantomeno speriamo di potervele dare, perché non siamo ben accerti poi all'interno delle mura dell'FC Grosseto. Noi comunque proveremo un po', credo che se questa conferenza stampa deve poi raccontare qualcosa di importante, penso che sia i tesserati che lo stesso San abbiano interesse che vengano diffusi il più possibile, quindi ci sia la maggior partecipazione possibile degli organi di stampa. Azione sulla sinistra dell'Argentina, si recupera Gargiulo che poi va al disimpegno, c'è fallo in uscita su Draghetti, se non vado errato. Fallo a favore del Grosseto, calcio di punizione che viene interrotto perché resta a terra Gennaro Acampo, ora forse il giocatore più attivo in questo primo tempo dell'Argentina, resta a terra, quindi gioco ancora fermo, 35 minuti di gioco, Grosseto 0, Argentina 0. Quindi vedremo cosa ci sarà da dire di tanto importante che non è stato detto, per esempio sinora. Per esempio i tesserati, questo me la sono un po' legata al dito, non hanno assolutamente mai parlato di problemi legati ai contratti, alle remunerazioni, a problemi logistici, a problemi di spostamento, a problemi di quant'altro. Non c'è mai stata una comunicazione univoca da parte dei tesserati dell'FC Grosseto, né di giocatori né di tecnici. Ovviamente quello che abbiamo raccontato noi poi è stato possibile appurarlo anche alla luce dei fatti, quindi anche semplicemente gli altri testati giornalistici non hanno fatto altro che raccontare l'evidenza dei fatti. No, ma vedremo se ci saranno ulteriori insomma chiarimenti. E poi ora su questo argomento interviene nuovamente con me, cioè Yuri. No, volevo rispondere al tuo, cioè sì, ho fatto una consecchiatura. Certo, in realtà sai bene che l'FC Grosseto, da quando è qui, quando fa firmare i contratti mette delle clausole molto particolari, diciamo le clausole, le chiamo così, alla riservatezza, no? Da parte dei propri tesserati, che non possono divulgare notizie. Mi fai dare un'altra punzecchiatura, visto che i nostri, mentre c'è un contropiede del Grosseto che però viene stoppato, faccio un'altra punzecchiatura, visto perché si è parlato spesso e volentieri che in Serie D non ci sono veri e propri contratti, quindi non ci sarebbero state nemmeno penalizzazioni di sorta. Mi sembra strano che società che Serie D non possono fare contratti possano però mettere clausole fissatorie nei confronti dei propri tesserati. Però ci sono, lo sappiamo. Tanto bella azione di Falconieri sulla destra che resiste a un paio di avversari, poi però si intestardisce cercando una conclusione dal lato destro dell'area di rigore, trova il piede di un avversario, quindi palla che viene respinta in fallo laterale, quindi Grosseto che attacca sulla destra, 0-0, risultato 37 minuti e 30 secondi del primo tempo. Così va il cross dalla destra con Gargiulo, rientra, prova la sprizza di testa Draghetti, ancora palla in possesso del Grosseto, poi viene sradicata dai piedi dei giocatori dell'Argentina. Io trovo molto più, a parte so che non è certo solamente il Grosseto che applica questo tipo di clausole, ma sappiamo bene che la società biancorossa sempre di più con il passare dei mesi ha cercato di essere lei a fare l'informazione e la comunicazione. In realtà così non può essere. È stato l'esempio quando noi abbiamo annunciato, preannunciato un giorno e mezzo di anticipo le dimissioni di Cari, tramutatesi poi in esonero concordato, che è un tecnicismo per consentire al mister di poter allenare nel corso della stessa stagione, che la stagione non era assolutamente, non era ancora fatta, iniziata, cosa fatta anche da ma in realtà era andato in Coppa Italia, se ti ricordi, e cosa fatta già anche da l'ex mister biancorosso Giacomarro a Poggi Bonsi, poi è andato a Torre del Greco e già finita la sua avventura. E appunto dicevo che la società biancorossa ha cercato di smentire, no, questo fatto, poi in realtà è stata costretta da gioco forza un giorno e mezzo più tardi sull'evidenza, ovviamente sull'evidenza, però aveva fatto un comunicato ufficiale dove aveva smentito noi insomma pubblicamente, e questo non è successo più di una volta, e i fatti poi ci hanno sempre dato ragione, quindi la comunicazione deve essere fatta in realtà da chi se ne occupa professionalmente, come facciamo noi e le altre testate. Mi fa specie però che ci siano dei colleghi, questo lo dico,
che Argentina in attacco, calcio di punizione di Piras, intanto si perde il momento buono, anche se resta in fase d'attacco l'Argentina. Vediamo questo pallone gettato in area di rigore, esce Iglio, blocca la palla, sempre 0-0, qua risultato a 5 minuti dal termine del primo tempo. Cioè, appunto, ci sono i nostri colleghi che continuano a raccontare una realtà che non esiste, una realtà dove va tutto bene, non ci sono problemi, tutte le occhi, ci sono sempre questi grandi propositi, e pertanto credo che questo ecco sia un modo di fare. È una comunicazione unidirezionale, in quanto l'unica fonte che viene creduta attendibile è quella della società, perciò sono fonti unidirezionali che non hanno poi possibilità di contraddittorio. Contraddittorio lo abbiamo soltanto quando l'evidenza dei fatti poi le smentisce. Certo, guarda, così al 40° ha sprecato una grossissima occasione di Consinigalli, era stato pescato in mezzo all'aria, ha cercato la girata al volo, non l'ha trovata, pensava di essere in fuorigioco, in realtà nessuno aveva sbandierato. Ancora Grosseto in avanti, vediamo Draghetti per via centrale, va a convergere, tenta di calciare con la sinistra, però ha tre giocatori attorno a sé, si sbraccia dalla parte sinistra del campo Sinigaglia, che aveva proposto un inserimento. 40 minuti di gioco, Grosseto 0, Argentina 0. E l'Argentina adesso protegge palla nei suoi 30 metri difensivi, subisce fallo adesso mentre esce dalla propria metà campo la formazione ligure. 0-0 il risultato, 40 minuti e 50 secondi. Interrompiamo questa lunga digressione anche per dare poi qualche aggiornamento. Campionato, ricordiamo, Grosseto 0, Argentina 0, e ricordiamo che Grosseto in caso di vittoria oggi si tirerebbe fuori dai playout e scavalcherebbe la stessa Argentina. Risultati del girone E di Serie D. Abbiamo iniziato alle 15, quindi da circa un quarto d'ora l'incontro più importante, quello fra Sanremese o Unione Sanremo e Gavorrano. Diamo un attimo la lettura rapida dei risultati. Fezzanese Viareggio 0-0, a Ghivizzano è passato in vantaggio il Ponzacco, gol di Doveri. Pozzacco in vantaggio a Ghivizzano, 0-0 il resto delle altre partite. C'è il Real Forte Quirceta che prosegue nel suo ottimo momento, sta battendo per 1-0 la Massese, gol di Chianese al 27° minuto di gioco. Torniamo un po' alla digressione sul Grosseto e quant'altro. Dunque, noi stavamo parlando un po' di tutto un po'. Invece con noi c'è nuovamente Luca Cinanneschi. Luca, io ti volevo chiedere anche da un altro punto di vista, si parla oggi questa conferenza stampa sulla quale si addensano un po' di notizie, sul quale San dovrebbe un po' spiegare qualche cosa che riguarda un po' la visione del mercato di riparazione che arriverà a dicembre, magari fare chiarezza su alcuni aspetti legati alla società o al momento dei suoi tesserati, insomma, dei giocatori del Grosseto. Dal punto di vista veramente, diciamo così, sportivo, hai un po' di curiosità, ti aspetti qualche comunicazione in merito? Guarda, io credo che la situazione sia chiara per chi vuol vedere. In questo momento che debba essere un allenatore a parlare di quelle sono prospettive di mercato e magari di panare qualche dubbio sull'aspetto societario, mi sembra già una prima risposta, no? Cioè una non risposta al problema. Quello che in questo momento manca al Grosseto ovviamente è una classe dirigente che gli consenta di fare quello che nelle società di calcio si fa, cioè si organizza, si programma, si costruisce. In questo momento si notano delle assenze, e sono assenze abbastanza importanti, e credo che questo sia, cioè, parli molto più di una conferenza stampa di un allenatore, con tutto rispetto per San e per l'impegno che mette. Sappiamo tutte le difficoltà con cui diciamo, deve convivere e lavorare tutti i giorni.
difficoltà anche di organico, perché se vai a vedere appunto quello che io dicevo prima nella lista dei 18 ci sono molti inserimenti, ma ci sono dei giocatori che dove sono? Sono stati praticamente eliminati o quindi probabilmente messi comunque in un cassetto, oppure qualcuno è già andato via, qualcuno potrebbe andare via, punto interrogativo, perché manca veramente quello che può essere la normalità, cioè la comunicazione da parte della società di quello che è l'andamento. Questo forse quello che mi potrei aspettare, forse sarebbe un po' di chiarezza, non so se oggi sarà la giornata giusta per poterla avere. Intanto c'è il terzo calcio d'angolo per l'Argentina sulle proteste di Del Duca, che aveva fatto carambolare la palla probabilmente su un avversario, proprio si protesta, cioè si chiude con questo primo tempo 44 minuti e 40 secondi con il risultato 0 Argentina 0. Anche dal punto di vista però sul terreno di gioco manca qualche cosa a questo Rossi. Manca molto probabilmente quella che potrebbe essere definita l'anima, no? Cioè il gruppo, il nocciolo duro, cioè ci sono diverse individualità e in alcuni momenti cercano di supplire a questa carenza, però sappiamo che soprattutto in campionati difficili come la Serie D, dove molto probabilmente anche l'agonismo prevale su quello che è l'aspetto un po' più tecnico delle squadre, questo fa difetto. Manca quello che dicevo prima, quello che noto invece nell'Argentina, c'è molto spirito di gruppo, c'è un atteggiamento tattico in campo molto equilibrato, e poi ecco, effettivamente sta chiudendo questo primo tempo in crescendo, sta occupando bene gli spazi in campo, recupera bene i palloni, concede oggettivamente pochi spazi, quindi forse i demeriti tra virgolette del Grosseto sono anche i meriti dell'avversario che oggi abbiamo davanti in campo. Comunque primo tempo non c'è esaltante per il Grosseto, abbiamo visto 10 minuti direi soltanto di gioco buoni, anche al di là di questo Grosseto ancora sì, tutto da registrare. 10 minuti di gran cuore, forse all'inizio la volontà di alcuni soggetti si vede, quella che vorrebbero magari dare ai tifosi qualche soddisfazione in più, però insomma ecco, questo è uno scialbo 0-0, in questo momento si chiude il primo tempo e con questo facciamo conti insomma. Allora io ringrazio Luca Ginelleschi, lo lascio all'intervallo. Rientrano le squadre dello spogliatoio, è finito in questo istante il primo tempo 0-0 qua a Carlo Zecchini, 0-0 fra Grosseto e Argentina. L'unica vera occasione da gol tentata quantomeno è la conclusione di Lisai da fuori area, ha calciato di potenza e praticamente trovando i pugni del portiere Manis, mentre sentiamo rientrare i giocatori con qualche mugugno, probabilmente però più verso l'arbitro. Peccato poi sulla concessione del terzo calcio d'angolo dell'Argentina. Io chiedo, tanto per concludere questo primo tempo che ha avuto purtroppo poco da dire sul campo, ho con me una voce inconfondibile della radio maremmana, cioè Franco Ciardi, con me. Ciao Franco, buon pomeriggio. Ciao Fabio, buon pomeriggio a tutti gli amici all'ascolto. Allora, siamo qui nell'intervallo, io ti sfrutto perché come esperto di tutti gli sport, ma anche un po' per prendere fiato, anche se è stato un primo tempo che mi ha fatto sgolare poco. Ecco, Grosseto... dovresti esserti un po' troppo accaldato, perché la partita... No, mi sono perso soltanto in chiacchiere, Franco, quindi al primo tempo ci ha avuto... Io ho contato un'occasione da gol del Grosseto, chiamiamo una occasione sporca che l'ha avuta anche Sinigaglia, che si è addormentato davanti al portiere, e poco altro. Tante assenze abbiamo raccontato da parte del Grosseto, però è la solita squadra che non ci convince, cioè quantomeno questa è la mia. Questa oggi, quella che abbiamo visto oggi, almeno per quanto riguarda il primo tempo, mi sembra più una partita di fine stagione, fine campionato, soporifera, senza nessuna spunto di nota, un mio tiro di risalto alla distanza su un angolo che ormai è un po' la storia dello schema. C'è lo schema che si batte un calcio d'angolo cercando un uomo che è libero all'esterno dell'area di rigore, che poi va alla conclusione. Sì, magari da 25-30 metri, tre volte quando Casini, oggi Lisai. Però poi più che altro abbiamo sofferto, tra virgolette, alcune incertezze, alcune imperifizie del nostro difensore, che ha dato per due o tre volte pallone indietro veloci al portiere, che una volta gli ha ruzzolato il pallone male, una volta, ecco. Però oggi onestamente è il peggior primo tempo che io ho visto in questa stagione, e ne abbiamo visti di peggiori di brutte
partite non l'abbiamo viste, però credo che nel tuo giudizio entri anche l'aspetto caratteriale mostrato della squadra, perché probabilmente definirla partita di fine stagione significa anche che a definirla un po' un accontentarsi di giochicchiare, quindi non è una partita che ti permette di uscire dai playout, no, perché poi l'ho raccontato più volte nel corso del primo tempo, Grosseto vincendo oggi in un modo o in un altro, bene o male, supererebbe l'Argentina, metterebbe un'altra squadra dietro di sé, uscirebbe definitivamente dalla zona playout. Sì. Ma non è questo l'atteggiamento di quello che proprio qui, se no bisognerebbe stare a parlare, purtroppo il campo ha dato pochi spunti, è inutile continuare a parlare nell'intervallo. Questa partita, questo primo tempo di oggi è frutto di, un insieme di conseguenze, società, pubblico e tifosi, è un insieme di cose e ora c'è solo l'attesa di vedere al termine del 90esimo cosa potrebbe tra virgolette succedere in sala stampa con alcune dichiarazioni di tecnico o alcuni giocatori forse, perché questo è frutto di tutto, non c'è nemmeno a dire uno perde, si incavola per un errore, proprio non c'ho da dire nulla su questo primo tempo. Siamo sospesi in attesa di giudizio, quindi siamo qua che siamo in attesa, come di conoscere quale dovrebbe essere il destino del Grosseto, e questa situazione un po' spiacevole però ci ha accompagnato in questo primo tempo. E quindi ricordiamo il parziale qua dal comunale Carlo Zecchini, il risultato alla fine del primo tempo è di 0-0. Io Franco ti ringrazio per questo primo intervento, se puoi restare con noi anche soltanto un altro minuto, ti chiederei invece qualche altro un appuntamento tuo che stai preparando in collaborazione con ovviamente con l'organizzazione Rosanna Conti Cavini, che si sta per realizzare, si realizzerà nel mese di dicembre. Io ti chiederei anche di raccontarlo, visto che l'abbiamo semplicemente soltanto annunciato sul portale di Grosseto Sport, un evento relegato ovviamente al mondo della box, che frequenti da tantissimi anni, e che si svolgerà a dicembre, il 17 di dicembre se non vado errato. Però Franco, ci puoi raccontare e ricordare anche ai tifosi, insomma a tutti gli appassionati di sport, quello che sarà il nuovo appuntamento della signora della box Rosanna Conti Cavini? Senza dubbio sì, sabato 17 c'è la seconda difesa del titolo italiano di pesi piuma tra Nicola Cipolletta e l'albanese, ma italiano, perché sennò non potrebbe fare il titolo. Il titolo per il titolo l'Ase, italiano. L'Ase Suart, organizzazione appunto della promota internazionale Rosanna Conti Cavini, nell'occasione per noi grossetani è per quella anche di ricordare nell'occasione, perché al termine della serata, ripeto, diretta e ripresa in diretta su Rai Sport 1 con la voce mai mitica di Davide Novelli, ci sarà al termine della manifestazione l'assegnazione per il miglior pugile della serata della seconda edizione del trofeo Umberto Cavini. Pertanto ecco, questa è una, per quanto riguarda la famiglia, la signora Rosanna, la figlia Monia, il genero Umberto Cavini e Umberto Corsini, Fabrizio Corsini, scusami, è una cosa da ricordare, perché lo scorso anno facemmo il memory a Umberto Cavini qui al Sole, in via Uranio, la Fondazione Il Sole. Quest'anno erano stati forse detto che potevamo farlo anche a Grosseto entro la fine dell'anno, non è stato possibile per mancanza di fondi, credo. E allora approfitta la signora Rosanna Conti Cavini di un evento di portata nazionale, a livello diretta RAI, per poter assegnare a Gino Pugile l'assegnazione appunto del secondo memory a Umberto Cavini, personaggio che, parlando di Grosseto, calcio, mi sembrerebbe un po' le sue battaglie che ha fatto contro anche alcuni personaggi per salvare il Grosseto, salvaguardare i grossetani, i tifosi. Comunque sì, una manifestazione importante, noi partiamo venerdì mattina alla volta di Mugnano, che è proprio alle porte di Napoli, che è il paese natale, se non sbaglio, del direttore, sì, del italiano, e dove vive, dove lavora, insomma, al mercato ittico Nicola Cipolletta. È una manifestazione importantissima, che è a chiusura di una stagione, un 2016, dove ha visto la promota internazionale organizzare svariate riunioni.
Franco, grazie. Allora, grazie, poi ovviamente ci sentiamo magari con, diamo un auspicio positivo, magari ci risentiamo a fine partita con un'opinione diversa rispetto a quanto visto in campo, perché poi è bello il calcio, insomma, viverlo anche per le emozioni che nascono proprio direttamente sul terreno di gioco. Io me lo auguro, Fabio, per poter parlare al termine almeno per un tempo di calcio. Ecco, grazie Franco, ci sentiamo più tardi. Allora io saluto Franco Ciardi che ci ha tenuto un attimo in questo intervallo mentre le squadre sono ancora negli spogliatoi. Noi andiamo a fare però un rapido riepilogo per quanto riguarda il torneo, il girone di Serie D con i risultati finali del primo tempo. Allora Fezzanese Viareggio, risultati di 0-0, Ghivizzano Ponzacco 0-1, quindi ospiti Ponzacco in vantaggio col gol di Doveri dopo 35 minuti di gioco. Terminato ovviamente con la nostra cronaca il primo tempo di qui a Grosseto. Grosseto ed Argentina sono ferme sullo 0-0. A Ligorna, Ligorna è in vantaggio sullo Sporting Recco per 1-0 gol di Chiarabini. Stesso risultato tra Real Forte Querceta e la Massese. Real Forte Querceta in vantaggio grazie al gol di Chianese. Non credo sia ancora terminato l'incontro a Sanremo, dove Sanremo e Gavorano stanno pareggiando per 0-0. La partita è iniziata alle ore 15, dovrebbero essere attorno alla mezz'ora di gioco. Savona è finale Ligure 0-0, Sesto Levante, Giolli Montemurlo 0-0, Montecatini, Lavagnese 0-0. Questo è il risultato a termine del primo tempo. Scendiamo di categoria, andiamo in eccellenza. In eccellenza dobbiamo raccontarvi della giornata di campionato che vede impegnato il Roselle all'inseguimento della vetta. Il Roselle sta battendo il Ponte Buggianese, una formazione di bassa classifica, franello di coda. Roselle 2, Ponte Buggianese 0, i gol realizzati da entrambi da Nieto, uno all'ottavo, uno al 25esimo minuto del primo tempo. Quanto riguarda il girone A, in testa c'è il Seravezza con un punto di vantaggio sul Roselle. Seravezza che questo pomeriggio è impegnato a Cenaia, quindi lo scontro al vertice, e il Cenaia sta battendo la formazione di Vangioni, allenata da Vangioni, per 1-0, gol di Remedi. Quindi Cenaia 1, Seravezza 0, e Roselle che tenta di approfittarne, è andata lì a riposo in vantaggio di 2 gol la formazione di allenato da Michele De Masi. Andiamo a leggere anche l'11 schierato da Michele De Masi. Dunque, Roselle oggi in campo con Di Roberto, Bartalucci, Rosati, Mesinovic, Franchi, Gorelli, Cosimi, Raito, Vento, Faenzi e Nieto. Nieto autore di entrambi le realizzazioni. A disposizione di mister De Masi c'è Cipolloni, Ciolli, Porro, Saloni, Consonni, Ferrari e Del Nero. Questo per quanto riguarda il girone A dell'eccellenza toscana. Quindi ricordiamo, alla fine del primo tempo Grosseto e Argentina stanno pareggiando per 0-0. Risultato frutto di un primo tempo molto avaro di occasioni da gol. Qualche sbarione difensivo dell'Argentina nei primi 10 minuti. Un po' di leggerezza da parte della retroguardia biancorossa con Iglio che un paio di volte ha dovuto rinviare male il pallone, servito poi in malo modo dai difensori centrali. Non c'è stato poi nessun vero pericolo per la porta del classe 96 dei biancorossi. Per quanto riguarda il primo tempo, quindi lo 0-0 tutto sommato giusto. C'è stata una sola vera occasione da gol con il tiro di Lisai dopo 3 minuti di gioco. Non c'è stata altra occasione per il Grosseto se non un'azione che ha visto protagonista Sinigaglia, che si è trovato il pallone spiovere davanti a poca distanza dal portiere, non ha calciato in maniera pronta e rapida. Quindi 0-0 alla fine del primo tempo, e noi ne approfittiamo anche per fare un resoconto per quanto riguarda la categoria inferiore. Abbiamo letto dell'eccellenza, andiamo a leggere anche gli aggiornamenti che riguardano il campionato di promozione, più nello specifico il G2
girone G, C, il girone C di promozione, undicesima giornata di campionato. Partiamo con i parziali alla fine del primo tempo. L'Albinia sta battendo l'Atletico Etruria per 1-0, rete al 36esimo di Coli. Albinia 1, Atletico Etruria 0. Poi c'è Armando Picchi, Forcoli 0-0, Cascina Pesciolese 0-2, a Fonteblanda Geotermica è in vantaggio sul Fonteblanda per 2-1. Reti segnate da Magnani al 38esimo minuto del primo tempo, poi gol di Rossetti al 41esimo e di Grandoli al 44esimo minuto. Quindi Geotermica in vantaggio sul Fonteblanda per 2-1. A Fucecchio il San Donato sta vincendo per 1-0, quindi gol organizzato al quarto minuto da Rispoli, San Donato Ati 1, Fucecchio 0. Rapidamente Pro Livorno Sorgenti Donoratico 1-2, Rosignano Serose Fatre Sperignano 0-0, Samignato e Manciano 0-0. E abbiamo offerto quindi anche il riepilogo per quanto riguarda la promozione, quindi con la promozione concluso anche tutti gli aggiornamenti appena in tempo per il rientro in campo delle formazioni. C'è un cambio nell'Argentina che sta per battere il calcio d'inizio, entra il numero 13 Riccardo Benek, lo leggo così col CH duro, sperando di indovinare. Il numero 13, 97, Riccardo Benek. Esce Sorin, il numero 3, il primo avvicendamento dell'Argentina. 0-0 alla fine del primo tempo, partiti in questo istante. Argentina che va a calciare lungo, dando l'inserimento sulla destra, recupera Iglio. Terminato questo primo tempo su tutti i campi tranne che a Sanremo, ovviamente la partita fra Unione Sanremo o Sanremese, come può tornare meglio, più consono parlare della formazione ligure, e Gavorrano è sullo 0-0. Abbiamo avuto l'aggiornamento attorno circa alla mezz'ora di gioco, gara iniziata alle ore 15, quindi con mezz'ora di ritardo. Quindi a Carlo Zecchini siamo ripartiti al piccolo trotto, lancio lungo dell'Argentina, c'è Carrera a sponda di testa anticipato da parte di Rosania, ancora però la formazione ospite cerca di manovrare. Rosania Serveiglio che va a rilancio con il Mancino, cerca di mettere ordine Lisai a centrocampo, una serie di passaggi laterali. 0-0 fa così da Argentina, 46 minuti e 15 secondi, quindi siamo rientrati sul campo da un minuto abbondante e non ci sembra di aver colto ritmi particolarmente diversi rispetto a quelli del primo tempo. Come detto anche nel corso dell'intervallo, una gara che non si è accesa ha lasciato poco da dire. Anche in questo momento vediamo azioni non molto fluide da parte di entrambe le squadre. È stato un aggiornamento che è cambiato rispetto a quanto vi ho detto precedentemente nel girone E, quello ovviamente di Grosseto e Gavorrano. Il Ligorna non sta vincendo 1-0, sta vincendo 2-0 sullo Sporting Greco, quindi questo è il risultato col quale è andato a riposo in vantaggio della formazione locale. Allora, cerca di sfondare per via centrale Diallo che per poco non ruba palla a Del Duca, adesso commette fallo su Lisai che resta a terra, quindi in fase d'attacco molto confusa anche la manovra dell'Argentina. Resta a terra Lisai colpito una carica da parte di Diallo, che ha avuto una spallata, non credo di aver colto calcioni o quant'altro. Resta però a terra dolorante Lisai, intervengono i sanitari. 47 minuti e 50 secondi,
0-0. Vedo ripresa ancora più sonnolento del fine del primo tempo. Un solo cartellino, combinata l'ammunizione da parte del signor Marco Bodini di Verona al numero 3 del Grosseto, Federico Guidotti. Il gioco è fermo ed è pronto il primo cambio nel Grosseto. Era un cambio lì dove potrebbe esserci più difficoltà di tenuta atletica, ovvero quello che riguarda lo Juniores. Esce il numero 8 Andrea Fagnoni, disputato tutto il primo tempo, entra con numero 17 Michael Lopez, il giocatore di colore, però molto conosciuto in provincia perché ha fatto tutta l'altra fila ovviamente nei settori giovanili locali. Mi ricordo anche un passaggio nelle giovanili del Gavorrano, quando mi occupavo di fare corrispondente per Corriere di Maremma per il Gavorrano. Quindi è entrato Lopez al posto di Fagnoni. Lopez è sicuramente un attaccante, vediamo, aumenta il peso offensivo della formazione bianconosa, però ora vedremo come dove si disporrà. E ci sono problemi seri per Lisai, che resta a terra. È stata chiamata anche la barella. Il giocatore è stato colpito in fase di ripiegamento da Diallo. Non è stato un intervento alle gambe, da quanto abbiamo visto probabilmente è stato un contrasto con la spalla. Lisai è rimasto a terra quasi come senza fiato, cosciente assolutamente, però all'intervento dei sanitari hanno richiesto la barella, quindi per spostarlo. Sinceramente non mi sono reso conto di una particolare gravità dell'intervento, né di una particolare gravità dell'infortunio da parte, insomma, del giocatore stesso, che è rimasto a terra abbastanza tranquillo. Chiediamo anche ai nostri colleghi se riescono a vedere qualcosa di più, di darci un ragguaglio. Per il momento il gioco resta fermo e sono un paio di minuti che il gioco è fermo. Siamo al 50° minuto e 20 secondi. Capannello di giocatori attorno all'Isai di entrambe le squadre, anche l'arbitro è accanto ai sanitari, sanitari che stanno cercando di spostare con la barella il numero 10 del Grosseto. Ecco, in questo momento lo stanno trasportando a bordo campo. È stato ora adagiato a bordo campo nella zona del lancio del peso, dove viene solitamente montata la rete del lancio del peso. Il Grosseto resta con un uomo in meno perché il cambio è stato effettuato fra giocatori juniores. Entra con 98 al posto di 99, quindi la quota è sempre quella. Attacca l'Argentina sulla destra, calcio sul primo palo, segna l'Argentina. Questo è un tiro deviato, andiamo a cercare di vedere chi ha segnato. È stata un'occasione dalla destra, il gol dell'Argentina arriva al 51° minuto e 25 secondi. Purtroppo per la difficoltà relativa alla numerazione in colore rosso su campo bianco e nero non abbiamo capito chi ha segnato, però questo tiro scoccato, una rapida triangolazione sulla destra, con una è servito, è stato Diallo a servire il compagno di squadra che ora cercheremo di individuare. Ha calciato di prima intenzione, probabilmente mirando sul secondo palo, con una deviazione che ha trovato Iglio, sorpreso, è stato battuto sul primo palo. Invece il gol del numero, sembra il numero 9, sembra il numero 9 Lo Bosco, quindi il classe 89, quindi giocatore di esperienza Lo Bosco, quindi dovrebbe essere il capitano. Assegniamo provvisoriamente il gol, ma penso proprio sì, senza problemi, è il numero 9 Lo Bosco, quindi il gol dell'Argentina al 51° minuto e 25 secondi, quindi al 52° minuto, mentre il Grosseto è con un uomo in meno. Qui c'è anche un errore, chiamiamolo errore, quello di aver fatto una sostituzione mentre il giocatore era a terra e continua ad essere a terra il giocatore
bianco rosso, il Grosseto ha subito gol. Adesso invece vediamo Lisai che corricchia verso la zona delle panchine. Il gioco è fermo, c'è stata una manata nei confronti di un giocatore dell'Argentina, che si sono probabilmente disciplinari. Resta a terra il giocatore dell'Argentina, l'arbitro comunque non sembra particolarmente intenzionato a a dar retta alle proteste dei giocatori dell'Argentina. Mi sa, intanto è tornato davanti alle panchine ed è pronto a rientrare in campo. L'arbitro parla adesso con il giocatore dell'Argentina che era rimasto a terra, lo invita ad uscire, l'addetto sanitario dell'Argentina che lo accompagna fuori dal rettangolo di gioco. Dovrebbe essere un difensore dell'Argentina e il numero 6 Luigi Castaldo, che ha accusato un colpo al volto. Rientra Lisai, adesso è Grosseto che è un uomo in più. Comunque Castaldo è pronto a tornare in campo appena l'arbitro gli darà l'ok. Quindi situazione veramente strana, anzi situazione veramente grottesca per il Grosseto, che subisce fallo, resta con un uomo in meno. Nel frattempo sostituisce il giocatore più giovane con un altro giocatore, quindi non viene fatta la sostituzione di Isai, che nel frattempo si è ripresa, e subisce gol con una triangolazione stretta qua sotto la nostra postazione dalla destra. Ha permesso a Diallo di servire Lo Bosco che ha calciato di prima intenzione, probabilmente calciando verso il secondo palo ha trovato una deviazione, sicuramente un tiro sporcato che ha colto di sorpresa Manis, e a me ha ricordato Reina quando ha subito gol da Zaza, e faccio questo paragone tutto irriverente, ma mi è sembrata la stessa reazione quella di Ivio quando ha visto questa traiettoria che invece del secondo palo è andata sul primo palo e ha trafitto il portiere del Grosseto. 1-0 per l'Argentina qua allo Zecchini, 55 minuti di gioco. Io chiedo l'aiuto di Yuri Galgani per districarmi in questa cronaca, in questa situazione veramente paradossale. Yuri, partita noiosissima, e la rete diciamo è arrivata da una fiammata improvvisa degli ospiti, sicuramente aiutata in questo dalla situazione venutasi a creare in campo con lo stop prolungato delle squadre sul terreno di gioco, con il Grosseto in 10, sorpreso da questa azione fulminea sulla destra di Marca Taggiasca, con il triangolo Lo Bosco, Diallo, Lo Bosco, e il tiro del centravanti ligure che si è insaccato nella porta grossetana. Lo Bosco, per la cronaca, è quello che segnò anche la rete della bandiera a Gavorrano, un giocatore, hai detto bene tu, di esperienza, si è fatto trovare pronto e ha portato in vantaggio l'Argentina. Un risultato tutto sommato abbastanza bugiardo, perché insomma credo che lo 0-0 rispecchiasse quanto visto durante la partita, un vero e proprio episodio, come succedono tanti negli incontri calcistici, che sta decidendo questo incontro. Allora io ringrazio Yuri, proviamo a proseguire qua dallo Zecchini. Adesso il Grosseto si trova nella situazione standard, quasi, che gli è quasi congeniale, ovvero quella in cui deve semplicemente attaccare a testa bassa. Vediamo adesso cosa farà. Sicuramente l'ingresso di Lopez è qualcosa che aumenta il potenziale offensivo. Ovviamente noi non possiamo giurare di aver visto un giocatore schierato come Lopez in fase di attacco, perché in questi primi momenti, in questi primi minuti in cui il giocatore gioca per la prima volta con la maglia biancorossa, dobbiamo ancora capire qual è la sua disposizione tattica. Da quello che sappiamo e conosciamo come caratteristiche, si tratta di una punta rapida, quindi di movimento, quindi una seconda punta al limite, una mezzala, quindi un giocatore comunque che dovrebbe ricoprire il ruolo offensivo. Adesso c'è questo rilancio che va a trovare a campo. Ora vediamo che in mezzo a tre giocatori serve al limite per Lo Bosco, che calcia con il destro, questa volta tenta di sorprendere con un tiro a giro sul secondo palo Iglio. La palla però è nettamente fuori misura, quindi passa ben oltre la traversa.
e adesso riparte il prestito. Sulla destra c'è Lopez, Lopez quindi agisce come ala destra, vediamo Lopez che punta l'uomo, va via in velocità, va sul fondo, termina a terra dopo che ha effettuato il cross, che però viene raso terra, viene bloccato da Diallo, quindi reimposta sulla questa mancina all'Argentina che è in vantaggio per 1-0 qua a Grosseto. Occasione ancora buona per l'Argentina che si inquina dalla sinistra, ma dopo moltissimo, dopo tanta esitazione, il primo assistente, il signor Forconi di Ancona, alza la bandierina sotto la nostra postazione, quindi blocca l'occasione da gol, segnalando un fuorigioco sul servizio in profondità dell'attaccante dell'Argentina. Quindi si riparte col Grosseto, ancora in fase d'attacco, sovrapposizione sulla destra, era quasi libero di colpire di testa a Sinigaglia che si era anticipato da un difensore, l'ha anticipato proprio all'ultimo minuto intervenendo sul colpo di testa, quindi palla in fallo laterale. 59 minuti di gioco, 1-0 per l'Argentina. Qui Argentina, squadra di Arma d'Italia, non l'Argentina ovviamente, la formazione sudamericana, come si stanno divertendo da molti giorni i tifosi del Grosseto chiacchierando sui social. Adesso Lopez che serve al limite, Draghetti va al tiro, Marianeschi, bel destro, conclusione che prendiamo quando siamo giunti al 59 minuto e 30 secondi. Io chiedo qui a Luca Cinanneschi, questa via di ripresa ancora più sonnolento dell'inizio, poi il gol secondo me su errore un po' di lettura generale del Grosseto, anche con l'uomo in meno ha dato la possibilità di segnare all'Argentina con un tiro sporco. Adesso il Grosseto farà quello che è in grado, cioè che ha fatto più di una volta in questo campionato, cioè attaccare a testa bassa fino a cercare il gol. Un po' questo è il motivo principale di tutte le partite del Grosseto che abbiamo visto. Mi sembra che sia un copione ormai che abbiamo già visto, purtroppo è un atteggiamento che in fondo non si comprende bene, nel senso che non si può certo aspettare di attaccare a testa bassa dopo aver subito un gol, anche se già per quello che si è visto nel primo tempo e quello che era all'inizio del secondo, mentre c'è una ammonizione, sì, per perdita di tempo ai giocatori dell'Argentina che quindi faranno ovviamente ostruzione anche su questo motivo. Ovviamente l'esperienza in questo caso, siamo in Serie D, certo, ma questa è quasi la regola. Sì, ma anche perché voglio dire, si vede anche in Serie A, quindi voglio dire, a volte giustamente, non ci dobbiamo stupire più di, cioè fanno parte di un atteggiamento tattico complessivo, può essere più o meno gradevole per chi subisce, però voglio dire, è normale anche la gestione della partita nel momento in cui sei in vantaggio, cerchi comunque di arginare, spezzare magari il ritmo per non consentire, anche perché il Grosseto in fase di ripartenza si accelera, ha comunque qualità interessanti per poter imprimere, no, quella forza in più, quindi il pericolo maggiore potrebbe proprio venire dalle giocate. La Sinigaglia, quel mancino va a crossare a cercare Draghetti sul secondo palo, però viene ben contrastato dal numero 4 Bregliano, che spazza via la palla verso la differenza. Io credo che sia proprio di lettura della partita, sia tutta qui, c'è un atteggiamento molto corretto a livello tattico da parte dell'Argentina, devo dire si difende veramente con ordine, giocatori che si sacrificano molto in fase di copertura e non disdegnano ripartenze interessanti. Bello, 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 bello. Dicevamo mai consentire, no? Alcolieri ha recuperato, palla al limite dell'area, si è girato e ha calciato di sinistro di prima intenzione, la palla sul palo lungo che si è infilata con leggermente con un effetto a girare, il portiere l'ha guardata anche perché non ci sarebbe più arrivato. Su quelle palle con quella rapidità non riesci ovviamente a poter imprimere una spinta sufficiente per arrivare alla palla. 1-1 quindi qui al Carlo Zecchini,
ha segnato Falconieri che pareggia il gol di Lobosco, Grosseto 1, Argentina 1, 62 minuti di gioco. Quindi questa è la riprova di quello che dicevo, no? Cioè alla fine mai lasciare al Grosseto quelle che sono i guizzi, le giocate individuali. Quello che manca al Grosseto, secondo me, a mio avviso, in questo momento è il gioco di squadra. Sì, il gioco di squadra, perché cioè, hai giocatori che sono in grado di segnare gol del genere. L'ultima volta che eravamo qui allo Zecchini ci siamo spellati le mani per il gol di De Martis, esatto, che di fattura, esatto, non era niente di meno che di quello che, esatto, abbiamo visto adesso. Ma ecco, però mi chiedo come può una squadra con delle individualità così non avere anima. Quindi molto probabilmente le problematiche sono anche altre, e questo è un argomento che abbiamo toccato in uno dei miei primi interventi. Non ci rientro perché ovviamente è tutta una cosa aperta, un discorso aperto, e si tratterà di vedere nei prossimi oggi, dopo la partita, con la conferenza appunto che si parlava del mister, ma poi anche con gli sviluppi societari vedremo. Successivamente questo argomento verrà affrontato nei prossimi giorni. Per concludere ti volevo fare una domanda poi che riguarda, sì, un po' sempre qual è il tuo ruolo di giornalista. È entrato Lopez in questo avvio di ripresa, primo tempo di Fagnoni, dal tuo punto di vista come si è espresso giovanissimo? Vabbè, comprendo l'età, perché è un 99, fisicamente anche ben messo, però onestamente mi è sembrato acerbo, almeno nel gioco, nella manovra di questo Grosseto, forse una mossa dettata più dal regolamento che da un'effettiva volontà della società di puntare sul ragazzo. Però vale, ha giocato un primo tempo, secondo me, diciamo, senza lasciare traccia, questo va detto, diciamo, avrà comunque occasione ovviamente di potersi rifare, è un ragazzo giovanissimo, ricordiamo anche 99. Che sembra un 3 anni fa ebbe un provino con la Lazio, niente che si è poi tramutato in qualcosa di significativo, ha per lo più avuto esperienze in campionati provinciali. Diciamo, sono ragazzi che nel panorama del calcio provinciale spiccano un po' di più, però insomma forse la Serie D è un po' un altro tipo di campionato. Allora, vediamo Lopez. Riguarda Lopez è un ragazzo che fisicamente forse soffre, ha già cambiato fascia, è spostato da destra a sinistra perché dall'altra parte poi non trovava spazio perché c'era il muro, fisicamente sconta un po', dalla sua ha sicuramente l'agilità, è molto rapido, molto veloce e tecnicamente un buon giocatore, ambidestro, quindi sicuramente questo gli può dare qualcosa in più per sopperire a quella che comunque una carenza abbastanza evidente, che è quella di fisico. Ma insomma, giocatori che non hanno altezze particolari anche in Serie A se ne sono visti, quindi non credo bocca che lupo, bocca al lupo un bocca al lupo ai giovani giocatori biancorossi. Ringrazio Luca Cinelleschi, torniamo in cronaca per dare anche la seconda sostituzione dell'Argentina, che è entrato Beshir Balla, numero 17 al posto del numero 4 Simone Bregliano. 1-1 quindi risultato, quando siamo giunti al 65esimo minuto di gioco. Con questa sostituzione, seconda sostituzione, Balla ha preso un calcio di punizione a favore, andando via per vie centrali, c'è stata l'opposizione. Mi ricorda adesso Yuri Galgani che l'ammonizione per perdita di tempo è stata combinata a Campora, il numero 10, Gennaro a Campora, 66esimo minuto di gioco in questo momento, risultato di 1-1. Abbiamo avuto la fortuna, insomma, così di commentare con un ospite al 62esimo il pareggio di Falconieri, un tiro con esultanza anche un pochino, diciamo così, un po' plateale. Falconieri si è autocomplimentato, un po' esaltato per il gol che ha realizzato, invitando i giocatori a tornare rapidamente al centro del cerchio di centrocampo per proseguire nell'azione, diciamo così, di attacco della propria squadra, dopo aver siglato il pareggio con un bellissimo gol di prima intenzione. Recupera palla, si gira e calcia a girare col mancino, una soluzione balistica che ha lasciato di stucco Manis, il portiere dell'Argentina. Non ha nemmeno provato a tuffarsi, anche se sarebbe stato veramente difficile se senza una lettura intelligente di quella conclusione. Crossa al centro dalla destra del Grosseto, che adesso prosegue nella fase di pressing e di attacco dalle corsie laterali. Altro cross, Sinigaglia dalla parte opposta sulla sinistra, serve al terzino che sale,
ancora Sinigaglia, Isai che non sembra aver subito particolari contraccolpi dopo quell'episodio che l'ha tenuto a terra per un paio di minuti. Sinigaglia ancora prova a puntare di allo, serve Lopez, Lopez nello stretto ancora sull'esterno, cross del Mancino, non ci arriva Draghetti, arriva Marianeschi che calcia incrocio dei pali, Marianeschi incrocio dei pali, incrocio dei pali di Marianeschi. Settesimo minuto e 50 secondi, quindi 68esimo minuto, incrocio dei pali di Marianeschi. Adesso l'Argentina commette l'errore che spesso commettono tante squadre che vengono qua a Grosseto, quello di eccedere nella fase difensiva, lasciando la possibilità a Grosseto di calciare dalle zone di campo che preferisce. Tecnicamente i giocatori di esperienza del Grosseto sono anche fuori categoria rispetto a molti giocatori che militano in Serie D. Dopo la perla di Falconieri potrebbe benissimo cogliere l'asso dalla manica qualche altro giocatore. Marianeschi ha colpito mirando soprattutto la porta di Manis, visto che aveva a disposizione qualche metro di spazio, calciato forte, cercato di piazzarla all'incrocio, ha beccato l'incrocio dei pali. Passiamo alla seconda sostituzione di Grosseto, entra con il numero 20 Cristaldi ed esce il numero 7 Draghetti, quindi si cambia ancora attaccante per attaccante. Come al solito il Grosseto si esalta quando nelle difficoltà deve semplicemente puntare la porta avversaria. Adesso vedremo quale sarà la lettura tattica dell'Argentina, che adesso è chiaramente in sofferenza dopo aver disputato una partita onesta. Va al rinvio Manis, il portiere dell'Argentina. Lopez interviene il centro centravanti, recupera con un fallo l'Argentina e viene ammonito un giocatore ospite, dovrebbe essere un numero 8 se non sbaglio, dovrebbe trattarsi del numero 8 vista la posizione in campo davanti alla difesa, probabilmente Colantonio il centrale difensivo, non si gira, tra l'altro è anche difficile notare. Numero 10 a Campora è ammonito nel frattempo di Ogani. Mi dovrebbe aver ammonito anche Piras. Prima del gioco 70 minuti, Grosseto 1, Argentina 1. Ora la palla sulla destra, bene sulla posizione di Garattoni, cross, esce, il blocca, è il portiere che va subito al rilancio a cercare le punte. 71 minuti, Grosseto 1, Argentina 1. Vediamo un po' se sono cambiati alcuni risultati nel girone toscano di Serie D. Dunque Fezzanese Viareggio 1-0, gol di Veratti, quindi Fezzanese in vantaggio sul Viareggio, resta in vantaggio il Ponzacco a Ghivizzano per 1-0. Ligurna Sporting Greco 2-0, Real Forte Querceto ancora in vantaggio per 1-0 sulla Massese, resta 0-0 il risultato fra Sanremo e Gavurrano alla termine del primo tempo. Il Savone è passato in vantaggio sul finale Ligure, gol di Nappello, una via di ripresa. Sestri Levante, Gelli Montemurro 0-0, Montecatini Lavagnese 0-0. Allora ci comunicano che il primo monitor per i Liguri è stato Piras al 61esimo, al 69esimo invece a campo. Quindi ha ammonito il numero 11 e il numero 10 dell'Argentina, questi sono i due gialli combinati ai giocatori ospiti.
c'è un fallo su Diallo proprio all'altezza della bandierina sotto la nostra postazione, non c'è provvedimento disciplinare, c'è calcio di punizione 72esimo minuto con Grosseto che sta pareggiando per 1-1 con l'Argentina. La squadra di Armaditaggio si era portata in vantaggio con Lo Bosco al 52esimo minuto di gioco. Veramente bello il pareggio di Falconieri con questo sinistro che ha girato, ma ha mirato sul palo lungo da fuori area, conclusione di prima intenzione che ha lasciato di stucco il portiere e ha raccolto l'applauso e l'entusiasmo dello Zecchini per il pari tutto sommato meritato, anche se quest'oggi sono viste poche occasioni da gol ambo le pari. E Grosseto ha centrato anche un incrocio dei pali con Marianeschi pochi minuti più tardi, 72esimo minuto e 50 secondi, calcio di punizione che batterà quindi Piras dalla destra sotto la nostra postazione. In area di rigore si formano le coppie, va Piras col destro a cercare sul secondo palo, liberissimo, parata clamorosa di Iglio, poi non riesce però il difensore a spazzare la palla, rotola alle proprie spalle, un errore clamoroso però di marcatura, perché il giocatore è corso praticamente indisturbato sul secondo palo a staccare di testa Iglio a mano aperta, ha cercato il miracolo, ha toccato la palla praticamente è rotolata con l'inerzia però verso la difesa, e credo che il gol sia del giocatore che aveva subito una manata, di Castaldo. Vediamo che esulta Castaldo, se non sbaglio. Esatto, gol di Castaldo, 73esimo minuto di gioco. Segniamo gol di testa a Castaldo, anche se Iglio a mano aperta praticamente da un metro si era opposto con i riflessi, ha provato poi, se non vado errato, spero di non sbagliarmi, Gargiulo, ma non è riuscito a evitare che il pallone terminasse in fondo al sacco, però addirittura pessima sulla marcatura di difensore centrale, quindi quando ci sono le marcature su un calcio piazzato non si fa arrivare in corsa in area piccola il difensore degli avversari, che è sicuramente una delle torri più pericolose. Quindi gol di Castaldo e torna in vantaggio l'Argentina Armaditaggia, che ha praticamente colpito in corsa con una testata che pareva destinata a un gol facile, ha provato però, va dato merito Iglio a parare questo colpo di testa ravvicinato, non è riuscito a impedire che la sfera rotolasse però in rete. Adesso l'Argentina che si difende con il Grosseto, che quindi si riporta nuovamente in attacco. Vedete, si è arrabbiato molto il portiere perché era riuscito quasi in un miracolo, Iglio era quasi riuscito in un miracolo, una parata a mano aperta da un metro di distanza. Grosseto sotto di un gol, 75 minuti, ma con quarto d'ora qua allo Zecchini, all'Alfredo, ghiacciate un po' l'entusiasmo anche del Grosseto. Rosania colpisce il giovane, non è più giovane, scusate, è un 94 perché non fa parte degli under, il numero 17 balla, quindi Rosania viene ammonito, intervento, mette il piede quando rischia di essere saltato in velocità, l'arbitro estrae il cartellino giallo, secondo giallo dopo Guidotti, ammonizione di Rosania. Uno per l'Argentina, che sinceramente ha fatto ben poco per vincere questa partita, se non trovarsi, diciamo così, a capitalizzare nel momento giusto quei pochi palloni creati. Lopez svirgola rinvio, adesso deve stare attento il giovane prodotto del vivaio, crea pressione, commette fallo quando però la palla era praticamente sul fallo laterale, ha accompagnato fuori dall'area di rigore, se non sbaglio, Piras, un po' di tempo, 76 e 50, sono sotto di un gol. Voglio vedere intanto
qualche aggiornamento importante in eccellenza, dove il Seravezza stava perdendo a Cenaia per 1-0 all'intervallo, col Roselle che invece stava battendo per 2-0 il Ponte Buggianese. Vediamo se anche in eccellenza è cambiato qualche cosa, mentre si perde qualche minuto per battere questo calcio di punizione di cui si incarica Piras, una posizione molto simile a quella che ha fruttato il gol. Vediamo se le coppie questa volta il Grosseto le tiene meglio. Respinta l'occasione, ancora Piras sulla destra, tenta il dribbling, viene ostacolato. Andiamo a vedere intanto che nel girone di eccellenza restano invariati i risultati, con Cenaia in vantaggio sul Seravezza, mentre 2-0 ancora il risultato fra Roselle e Ponte Buggianese. Yuri, manca un quarto d'ora, poco più o meno un quarto d'ora alla fine, si recupererà sicuramente qualche cosa, perché l'Isera è rimasta a terra almeno 2 minuti buoni. Grosseto che, quando nel momento migliore, subisce un gol veramente con un errore elementare banalissimo, quindi 2-1 dell'Argentina con un nuovo errore clamoroso del Grosseto. Sì, è un po' leitmotiv di questo campionato del Grosseto. Mentre attaccano ora i biancorossi, calcia a giro col sinistro, però gli esce un tiro strozzato di sinistro, se non sbaglio Misai o Cristaldi, Yuri, grazie Yuri. E quindi Paramanis, quindi sì, è entrato se non sbaglio al Cristaldi al posto di Draghetti, se non sbaglio, di Misai, quindi ho letto male ora la sostituzione probabilmente. Dicevo che è un peccato, perché questa squadra alla fine commette pochi errori, se ci fai caso. No, hai ragione tu, guarda, no, questo è Cristaldi, però il numero 10 si è arretrato, ci siamo persi la sostituzione, quindi era giusto, Draghetti al posto di, è uscito Draghetti, è entrato Cristaldi. Lisei è arretrato a fare il terzino. Sì. Dicevamo, quasi terzino, poi vediamo il Grosseto attacca talmente con gli uomini così alti che Lisei praticamente gioca a centrocampo, anzi più che altro gioca a centrocampo, mentre prosegue cross dalla destra, vediamo se riesce in questo traversone, no, troppo sul portiere che para Manis. Dicevamo che è un peccato, perché questo Grosseto continua al minimo errore a essere punito, è fin troppo sfortunato da questo punto di vista, nonostante la chiara disattenzione difensiva e il calo di concentrazione evidente in questo frangente. Però Grosseto ha vanificato tutto quello che ha fatto di buono dal momento del pareggio in avanti, e sembrava avere la partita in mano, sembrava di poter riuscire addirittura a cambiare le sorti dell'incontro. Così non è stato, e vedremo cosa succederà nel minuto finale. Esce adesso Lisai ed entra con il numero 13, entra Luca Sbardella. Dunque questo è un cambio quasi forzato probabilmente, e c'è un giocatore di difesa che Lisai probabilmente, fra il colpo subito e fra il fatto di essere praticamente un'ala, un giocatore di fascia, si stava trovando in una zona di campo in cui aveva difficoltà, quindi entra Sbardella. Vedremo dove si sistemerà, comunque sicuramente esce un'ala. 80esimo minuto, Argentina 2 Grosseto 1, la squadra di Arma di Taggia è in vantaggio per 2-1, il gol di Castaldo al 73esimo minuto di gioco, un momento decide questo incontro che in chiave di classifica rende un pochino più complicato il progetto del Grosseto di tirarsi fuori dai bassi fondi. Con la vittoria oggi il Grosseto si sarebbe garantito sicuramente l'uscita dalla zona playout, scavalcando proprio l'Argentina. Cioè l'Argentina, facendo anche poco, sta battendo il Grosseto per 2-1. Noi andiamo a leggere anche qualche aggiornamento, dunque l'aggiornamento che riguardano il girone del Grosseto e del Gavorrano. C'è il gol dello Sporting Greco
con Livorno che è sempre in vantaggio per 2-1. In chiave però di vertice della classifica c'è il pareggio della, della Massese con Biasci, quindi Real forte per Ceta 1, Massese 1, gol di Biasci. Attacca l'Argentina, cosa dalla destra però letto in maniera perfetta dalla difesa biancorossa. La Cristaldi che si getta su questo pallone non riesce a mantenerlo in campo. 2-1 per l'Argentina. Protesta, adesso si perde un po' di tempo in questa rimessa laterale con la formazione ligure. Ha provato a guadagnare qualche metro. 82 minuti di gioco. Lopez a contrasto con Diallo, Diallo si rialza, guadagna un fallo laterale davanti alla panchina. Quest'oggi vede il vice allenatore Litardi al posto di Ascoli. Recupera la palla Rosania, concede ancora fallo laterale. Si perde ancora qualche secondo per questa rimessa e andrei a leggere anche il girone di promozione con gli aggiornamenti delle partite. Pareggiato l'Atletico Etruria ad Albini, Albini Atletico Etruria 1-1, Fonteblanda Geotermica 1-2, San Donato sempre in vantaggio a Fucecchio per 1-0, San Miniato Basso, Manciano 2-0, di San Miniato Basso nella ripresa con Fiorentini doppietta, sta battendo il Manciano per 2-0. Torniamo qui allo Zecchini, manca poco alla fine dell'incontro, siamo giunti all'83esimo minuto di gioco, fuga sulla destra del Grosseto, vediamo se c'è la possibilità, converge verso il centro, serve Lopez, Lopez che prova a stoppare di destro però perde l'attimo il controllo, era in mezzo a tre giocatori dell'Argentina che ora riparte sulla sinistra, poi un'azione in velocità, si getta a terra per evitare di essere saltato Gargiulo, tocca il pallone e concede semplicemente un fallo laterale. Era partito subito in ripartenza sulla corsia di riferimento l'Argentina Maditaggia. Rimessa in gioco effettuata, ospiti in vantaggio per 2-1, Diallo a centrocampo, adesso l'Argentina prova a portarsi in fase d'attacco, non preciso nel disimpegno del Grosseto, palla ancora recuperata sulla tre quarti difensiva del Grosseto dalla formazione ligure, adesso Cincischia si fa rubar via palla, si getta Falconieri sulla destra, Falconieri però si aggrappa alla maglia dell'avversario, ha usato con tanto mestiere il giocatore del Grosseto, evidente la situazione di gioco proprio perché è stata compiuta davanti all'assistente, alla signora Laura Cordani. Provato con esperienza a strattonar via il marcatore per gettarsi poi in fuga sulla destra Falconieri, autore del gol del Grosseto quest'oggi, un bellissimo gol quello di Falconieri che per il momento però non porta punti al Grosseto, punito prima dallo Bosco in avvio di ripresa e poi da Castaldo al 73esimo minuto, questi gol della formazione dell'Argentina. Castaldo lancia via la palla, quindi torna in possesso di palla il Grosseto che palla lunga, Lopez in mezzo a due giocatori, Lopez prova a puntare, no, sei giovanissimo però prosegue nell'azione, si appoggia a Sinigaglia, cross di Sinigaglia, trova una schiena che serve ancora Lopez sulla sinistra, cross teso, conquista un calcio d'angolo, quarto calcio d'angolo se non ho perso il conto per il Grosseto, la guizzante ala classe 98 del Grosseto, cross trova l'opposizione, calcio d'angolo, se non sbaglio va a battere Marianeschi, palla profonda, esce di pugno Manis, c'è una ripartenza di un giocatore dell'Argentina che si butta in corsa con Gargiulo, però fa buona guardia, torna dalle parti di Iglio il terzino del Grosseto, quindi può rimpostare dalla difesa la formazione di Marco Sanna. 86 minuti e 30 secondi,
Grosseto ancora sotto di un gol. Arianeschi qua dalla sinistra ancora verso Lopez, giocatore che offre sicuramente spunti per la sua imprevedibilità, anche per la sua capacità, insomma, di portare palla, quindi si affidano molto ai guizzi del giovanissimo, ricordo all'esordio assoluto, questo classe 98. Grosseto tutto nella metà campo dell'Argentina. Guidotti per Lopez, Lopez ora tenta una cosa anche troppo per le proprie caratteristiche, tenta di dribblare in velocità toccandosi la palla in profondità, è stato chiuso da Garattoni. Ancora Grosseto, Grosseto in profondità, vediamo questa opportunità, cross al centro, anticipato Sinigaglia, ancora sostegno dell'azione, Arianeschi, scodella una palla verso Lopez, Lopez col destro la domestica, è in area di rigore, Lopez col sinistro, viene ostacolato, Sinigaglia però non protesta, c'era un intervento in scivolata, che però era in anticipo su Sinigaglia, Sinigaglia quasi a sandwich, il 5 termina a terra, non protesta però Sinigaglia, ci sono l'intervento in tackle risolutivo per la difesa ligure, che ora alleggerisce la pressione quando siamo esattamente all'88esimo minuto di gioco, 2 minuti al termine del tempo regolamentare, ci sarà recupero, ci sarà recupero, sono state effettuate 5 sostituzioni, si sono perse 2 minuti di gioco inattivo per l'infortunio occorso a Lisai, da almeno 4 minuti di recupero ci attendiamo dall'arbitro. Grosseto che deve recuperare, Iglio col mancino a cercare Falconieri, anticipato, recupera il Grosseto, Del Duca lancia verso Lopez sulla corsia mancina, Lopez ingaggia un duello con il terzino si chiama, scusate, Garattoni, termina a terra sullo spalla a spalla con Lopez, il fallo che permette alla squadra di Armaditaggia di respirare. Credono molto nelle capacità, insomma, nel dribbling del classe 98, la possibilità di creare superiorità numerica. Spesso volentieri servito il giovane Lopez. 89 minuti e 20 secondi. Situazione che non cambia, Argentina in vantaggio per 2-1, decide al momento il gol di Castaldo realizzato al 73esimo minuto di gioco. Colpo di testa sul quale Iglio ha tentato vanamente di opporsi a mano aperta, un gol veramente beffardo, è una lettura veramente brutta anche della difesa biancorossa, subito gol su palla inattiva. Adesso arriva la segnalazione, sono 5 minuti di recupero. Grosseto in attacco, siamo entrati nel primo dei 5 minuti di recupero. Falconieri va a terra, non c'è nulla, la palla finisce sul fondo, Falconieri a contrasto, termina a terra, non c'è nulla, probabilmente però le proteste riguardano la richiesta di calcio d'angolo, probabilmente, non credo che siano indirizzate all'arbitro per quanto riguarda il calcio di rigore, e infatti adesso ci ripensa sulla segnalazione con le proteste, c'è il calcio d'angolo, quindi quinto calcio d'angolo, non erano proteste ovviamente per la caduta in area di Falconieri, battuto corto, vediamo il cross sul secondo palo, c'è la possibilità di stacco, in due giocatori stava per colpire Rosania che poi termina addosso franando sul difensore dell'Argentina che viene praticamente atterrato da Rosania dopo che però ha spazzato il pallone, quindi un minuto di gioco se n'è andato, qui c'è stata un'ottima occasione, abbiamo visto la sponda, se non vado errato, probabilmente di Cristaldi di testa per Rosania che stava per correggere il tapin vincente quasi sulla linea di porta,
intervenuto, però calciando lontanissimo un giocatore probabilmente dalla capigliatura poteva essere anche a Campora. Poi è stato travolto da Rosania, che era lì pronto a colpire a rete. Resta in vantaggio l'Argentina per 2-1. Ranischi ora tra due giocatori, serve Del Duca. Del Duca cerca il centrocampo, va a calciare con il destro a cercare Sinigaglia. Sinigaglia però viene anticipato, la palla non termina sul fondo, c'è un giocatore che la allontana, è solo rimessa laterale a Campora, che si sta spendendo molto in fase difensiva. Vediamo che il Grosseto è a piano organico in attacco, secondo 2 minuti di gioco già andati via, delle 5 di recupero che sono stati accordati. Del Duca ancora a lanciare sul settore di sinistra, c'è Sinigaglia, ancora Sinigaglia, va al cross con il destro, esce con pugni Manis, palla allontanata di qualche metro, se ne in possesso ancora Gargiulo, rimessa laterale, palla lunga però questa volta troppo lunga perché riesca a impossessarsene Cristaldi. Sbardella che gioca a centrocampo praticamente, che forma una coppia con Marianeschi, è un Grosseto disposto col 4-2-4 come nelle partite, come in tutte le occasioni in cui la squadra di Sanna è costretta a rimontare. Attenzione adesso, un errore in fase difensiva, l'Argentina recupera la palla, va verso la bandiera del calcio d'angolo per guadagnare qualche secondo, c'è cioè una spinta, esce Iglio, anticipa tutti, va a recuperare il pallone, calcia con il mancino a cercare le punte, ribatte la difesa dei Liguri, guadagna un fallo Sbardella. Centrocampo, si ripartirà dopo 4 minuti di recupero già trascorsi con Marianeschi che serve sulla destra, Falconieri, Falconieri uno contro uno, prova in velocità ad andare via con il destro, mette la palla a raso terra, c'è la respinta della difesa, ancora Gargiulo con il destro, calcia verso l'area di rigore, stacca di testa a Campora, ancora Sinigaglia che butta verso il limite dell'area di rigore, ora tocca a Lopez con l'azione sulla sinistra di Allo, Lopez se ne va via sul fondo, col sinistro trovo il sesto calcio d'angolo, solo calcio d'angolo, ma quanto riesce a fare il giovane classe 98 puntando la linea di fondo. Rianeschi dà la bandierina, siamo nell'ultimo minuto di recupero, vediamo, c'è Iglio al limite dell'area, quindi portiere, il portiere del Grosseto in attacco, va anche Iglio sul secondo palo di testa, salva sul colpo di testa, se non sbaglio probabilmente lo stesso Castaldo, comunque calcio d'angolo numero 7, ancora Iglio in avanti e proprio sul dischetto dell'area di rigore con Grosseto che porta tutti gli effettivi nell'area di rigore. Altro calcio d'angolo, siamo allo scadere del recupero, battuto corto però, attenzione, si butta Iglio a cercare di contrastare il giocatore avversario, non c'è fallo, però è finito l'incontro in questo momento, non c'è né fallo né nulla perché l'arbitro fischia la fine, è infruttuoso l'assalto finale col portiere del Grosseto che per due calci d'angolo consecutivi si è portato in attacco e l'Argentina armadita già espugna il comunale Carlo Zecchini, è 2-1 quindi risultato finale qua allo Zecchini. I gol dell'incontro portano la firma di Lobosco al 52esimo minuto di gioco, un gol che è arrivato, ricordiamo, quando il Grosseto era con un uomo in meno per l'infortunio occorso all'Isai, che è rimasto a terra un paio di minuti prima di rientrare in campo. Il gol di Lobosco al 52esimo minuto, il pareggio di Falconieri, un gran bel gol, possiamo dirlo senza aver paura di essere smentiti. Falconieri con il mancino ha avuto la prontezza per calciare di prima intenzione un tiro a giro che si è insaccato sul palo lungo, tiro teso, forte, imparabile per come l'ha piazzato Manis.
a fuori area il pareggio di Falconieri, che però è durato poco, che 10 minuti dopo, al 73esimo, Castaldo ha riportato in vantaggio l'Argentina, un colpo di testa ravvicinato, una lettura, un colpo di testa ravvicinato sul quale Iglio ha compiuto quasi un miracolo, una parata a mano aperta, parata che non purtroppo non ha avuto efficacia, perché la palla per inerzia è terminata in rete, non è riuscito, se non vado errato, Gargiulo era lì sul appostato quasi sul palo a spazzare, mentre la palla rotolava all'interno della rete. E quindi il Grosseto che esce dal campo sconfitto per 2-1, qualche applauso timido, qualche urlo solitario, escono dal campo i giocatori biancorossi, hanno fatto un po' di festa al momento del fischio di conclusione i giocatori della squadra di Arma di Taggia. L'Argentina batte 2-1 il Grosseto. E io utilizzo il mio collega qua, Luca Cidanneschi, per un commento a caldo su questa partita, dove ovviamente fa bene a festeggiare l'Argentina, che inguaia il Grosseto, che resta in zona playout. Questa sconfitta è veramente causata proprio da errori macroscopici della difesa biancorossa, ma non parliamo solo di difesa, no, di errori macroscopici in alcune situazioni di gioco, veramente incredibile. Ma guarda Fabio, io credo che il Grosseto oggi raccolga quello che è brutto dirlo, ma in questo momento il Grosseto raccoglie veramente quello che è l'atteggiamento, il modo di giocare, e soprattutto se ne va una squadra che tra virgolette è una diretta concorrente per la salvezza, con un paio di punti in più. Ricordavamo oggi più di una volta che l'Argentina poteva essere non solo agganciata ma superata, ma facendo là uno scontro. Il problema viene da pensare proprio questo, cioè se si falliscono occasioni come queste, soprattutto in casa con dirette concorrenti, ora iniziamo ad essere ad un numero di giornate significativo, per cui il risultato della classifica tende a dire che il Grosseto è onestamente questo. Io credo che l'Argentina vada il merito di averci creduto fino in fondo, di aver difeso strenuamente il risultato anche nei 5 minuti di recupero, però mi chiedo perché si debba sempre aspettare di andare sotto per ripartire. Cioè il Grosseto sembra che subisca il pizzico, no? Viene pungolato nell'orgoglio quando finisce. Però insomma, voglio dire, moralmente anche questa è una carenza di personalità, perché se si ha le qualità per impostare il gioco, per dare quel tipo di pressione, se si ha personalità e c'è gruppo, quello si tiene per 90 minuti, non si fa giocare l'avversario, si aggredisce, soprattutto un atteggiamento in casa veramente diverso. Cioè quello visto oggi è un Grosseto che onestamente va detto merita la classifica in cui si trova, anche se ricordavamo l'intervento precedente, i giocatori in grado poi di nascondere le carenze di gioco, carenze di vario tipo, trovando talvolta dei gol molto belli. Ma il dramma è proprio questo, no? Allora, se togliamo le reti di De Martis e le sette reti di De Martis, e quello, cioè, che per carità le ha fatte, un giocatore del Grosseto, e va bene, quindi i punti sono utili, no? Ma la valutazione da fare è se mancavano anche questa individualità, il Grosseto era una squadra spacciata, che, quasi. Sì, esatto, cioè voglio dire, quindi vuol dire che non manca qualcosa, manca veramente tanto. Manca tanto, poi già abbiamo detto anche in trasmissione, manca anche un riferimento societario, abbiamo sentito anche delle dimissioni di Paolo Iapaolo dal quel ruolo un po' di direttore generale quasi che aveva, anche se non era quello proprio il ruolo, era più responsabile di marketing. Ora sentiremo fra poco cosa comunicheranno in sala stampa. Da sottolineare oggi quindi che è una formazione molto rimaneggiata, come esperto un po', insomma, ti occupi molto sovente di pagelle, quindi dare un po' giudizio anche sui giocatori di oggi. Nel secondo tempo abbiamo visto da un punto di vista, diciamo così, personale, un Lopez, un giocatore molto giovane che si è fatto notare e che si è messo un po' in mostra prima, no? Quando è entrato, si è messo in mostra, tecnicamente ha delle buone qualità, oggi forse ha sentito anche lui l'esordio
sotto l'aspetto emotivo, quindi ha voluto strafare e questo l'ha portato a commettere dei falli, se vogliamo, anche eccessivi, che in alcune circostanze insomma potevano anche costargli magari qualche cartellino. E francamente, ecco, vorrei rivederlo con calma, nel senso, un ragazzo sicuramente che qualitativamente è interessante, però è la differenza tra un campionato juniores, ricordiamo l'anno scorso comunque con il Siena nei nazionali, quest'anno è tornato a Grosseto, ricordiamoci, è un rientro, quindi con un salto di categoria all'indietro, insomma, ecco, da tutto da valutare se questo salto di maturazione è come carattere, come testa, perché quello che ha dimostrato oggi, e poi deve dimostrare che con la testa riesce a mettere a disposizione le qualità tecniche alla squadra, altrimenti finisce per essere fine a se stesso, bello da vedersi ma inutile al gioco della squadra. Diciamo uno dei pochi comunque guizzi che si è visto nella ripresa, positivi per quanto riguarda il Grosseto che quindi anche oggi deve mordersi le mani. Ti chiedo anche un parere sui gol subiti dal Grosseto, a me mi sembra clamorosa la disattenzione difensiva, allora, su azione tutti da palla da fermo, dalla stessa fascia, tutte e due con il salto del difensore esterno, quindi è evidente che oggi ha sofferto particolarmente su questa fascia. Devo dire anche che comunque qualche responsabilità la vorrei mettere anche addosso al portiere, perché già nel primo tempo aveva commesso un errore quando palla al piede, insomma, e quindi probabilmente qualche insicurezza gli è venuta se non già l'aveva, e questo ha contribuito ad una prestazione assolutamente insufficiente. Insomma, è corresponsabile insieme all'esterno basso di difesa, ma metterei anche l'altro centrale che è andato poi in fase di chiusura ad aiutarlo, si sono fatti saltare in due, insomma, quindi bravo il giocatore avversario, però insomma qualche evidente lacuna errore della difesa. Sì, esatto, quindi oggi sì, ahimè, gli errori individuali oggi sono stati pagati tutti e due in maniera impietosa, e questo è... E ora vedremo se cambierà qualche cosa nel dopo partita. Io ringrazio Luca Giovannisti. Grazie a voi, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori e alla prossima, sperando ovviamente i risultati possano essere migliori. Allora, io ringrazio Luca Giovannisti. Per quanto riguarda il commento tecnico della partita, andiamo a leggere qualche aggiornamento, perché le gare non sono terminate del tutto, però possiamo darvi il finale della Fezzanese, che ha battuto il Viareggio per 1-0. Il Ligorna ha battuto la Sporting Greco per 2-1. È finita in parità l'incontro di cartello fra Real Forte Querceto e Massese 1-1. Il Savona invece ha battuto nel secondo tempo, dilagando con la doppietta di Fenati, il Finale Ligure. Savona 3, Finale Ligure 0. Importante risultato anche a Montecatini, dove la Lavagnese continua nella sua rincorsa alla vetta, incredibile, andando a imporsi per 2-0 a Montecatini, quindi un ottimo risultato per la formazione di Lavagna. Gol di Croci e Currarino della Lavagnese, forse al momento la sorpresa maggiore del girone. Non sono ancora definitivi, ma manca poco, penso, il risultato tra Ghivizzano e Ponzacco, col Ponzacco che sta vincendo per 2-1 a Ghivizzano, e Sestri Levante Giolli Montemurlo, col Sestri Levante in vantaggio per 1-0, che è passando in vantaggio all'83esimo minuto sul calcio di rigore. 0-0 risultato a Sanremo, fra Sanremo e Gavorrano, ma la partita è cominciata con mezz'ora di ritardo, cioè ovviamente è stata posticipata alle ore 15. Ricordiamo il risultato invece di Grosseto, qui al Grosseto l'Argentina, la formazione di Armadita, ha battuto per 2-1 il Grosseto, il gol portano la firma di Lobosco per gli ospiti al 52esimo minuto, il pareggio di Falconieri, una splendida conclusione di Sinistro, che però non ha valso poi punti per la formazione di Marco Sanna, per quanto il gol partito è stato realizzato al 73esimo minuto da Castaldo di testa, la vana opposizione di Iglio, questo colpo di testa a botta sicura da pochissimi metri di distanza. Questo è quanto riguarda il girone E di Serie D. Prima di concludere, un rapido sguardo anche al girone di eccellenza, il girone A, dove era impegnato il Roselle Ponte Buggianese 2-0, risultato fermo nei nostri aggiornamenti al parziale del primo tempo.
col Cenaia che batteva il Seravezza per 1-0, quindi ovviamente tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti sul post partita, ma su anche tutte le gare del campionato toscani delle formazioni maremmane, le troverete sul portale di Grosseto Sport nel corso della serata, a partire già immediatamente fra qualche istante troverete pagella e commento di Yuri Galgani, che sta qui in post produzione lavorando per quanto riguarda la gara odierna. Ricordiamo, il Grosseto è stato sconfitto dall'Argentina internamente per 2-1, è definitivo il risultato di Roselli. Roselli ha battuto per 4-0 il Ponte Buggianese, sono arrivati due gol nei minuti di recupero che portano la firma di Ferrari al 94 e al 92esimo, di Raito al 94esimo, quindi doppietta di Nieto nel primo tempo, ottavo e 25esimo minuto, gol di Ferrari al 92esimo, gol di Raito al 94esimo minuto. È definitivo anche il risultato di Cenaia, dove all'80esimo Arzelà ha rimediato per il Seravezza, quindi 1-1, però vista la classifica, se non vado errato, questa sera il Roselle in testa ha scavalcato il Seravezza recuperando altri due punti. Sentiamo qualche protesta dei tifosi al di fuori dallo stadio, probabilmente ci sarà un po' di area di contestazione dei pochi tifosi presenti allo stadio, anche se ricordiamo che lo sciopero del tifo dei sostenitori di curva prosegue, quindi al di fuori dell'impianto ci sono anche i sostenitori che non entrano a seguire la partita, quindi solitamente così si informano anche tramite le nostre frequenze su qual è sia le fasi di gioco, ma sia qual è l'atteggiamento campo dei biancorossi. Noi siamo in attesa comunque di conoscere quali possano essere gli sviluppi sulle questioni societarie del Grosseto. Me non resta che salutarvi da Fabio Lubrani, per questo pomeriggio è tutto. Abbiamo assistito qui in diretta streaming all'incontro della 13esima giornata di girone di andata fra Grosseto e Argentina, con la vittoria dell'Argentina, la squadra di Armaditaggia, che ha battuto per 2-1 il Grosseto. Ovviamente tutto quanto quello che succederà anche nel post partita lo potrete leggere fra pochissimo sul nostro portale, sul Grosseto Sport. Per la domenica sportiva è tutto, ricordo che l'unico risultato che non possiamo darvi è quello del Gavorano, che per il momento sta pareggiando 0-0 a Sanremo, gara che è iniziata alle 15, tutti gli aggiornamenti ovviamente sul nostro portale sportivo. Una buona serata a tutti voi, grazie per essere stati qua in attesa e in ascolto di Grosseto Sport, e noi ci risentiamo la settimana prossima con la domenica sportiva di Grosseto Sport.